Il progetto Pricey è un progetto che volge alla conclusione, è iniziato 2 anni fa, ha visto varie regioni d'Italia e Croazia partner per la realizzazione di un nuovo approccio di carattere anche commerciale alla gestione delle specie adriatiche e in particolare delle specie che riguardano la pesca, sia la piccola pesca che anche la grande pesca. L'Adriatico è un mare unico, ne abbiamo parlato tante volte, ce lo siamo detti più volte, è un mare in cui non si può fare distinzioni delle risorse fra gli uni e gli altri. Molte delle risorse ittiche infatti hanno le loro aree di riproduzione nella costa orientale e le loro aree di crescita nella costa occidentale e viceversa. Per cui è assolutamente necessario approcciarsi all'Adriatico come ad un unico areale di pesca, e cosa che del resto già anche la FAO ha fatto, riconoscendo all'Adriatico una particolare GSA, che è la GSA 17, che ricomprende quasi tutto l'Adriatico, e che nell'ultima parte, invece, al di sotto delle coste del Gargano e di Durazzo rientra invece nella GSA 18. Ma cosa sono le GSA? Sono delle aree di pesca, delle zone, degli areali di pesca riconosciuti dalla FAO che in qualche modo riconoscono una tipicità di quelle zone come areali comuni di risorse ittiche comuni. Ecco perché è assolutamente importante che ci si approcci a questo tema in modo cooperativo, ovvero in un approccio che porti i pescatori degli italiani e croati in particolare, ma un domani anche quei pochi sloveni che sono rimasti e gli albanesi, a ragionare in termini di gestione comune. In particolare, il nostro progetto è un progetto che, come abbiamo visto anche negli altri webinar, si è occupato di capire quali sono le risorse presenti in Adriatico più importanti per la pesca e come cercare di sfruttarle al meglio in un'ottica di sostenibilità. Cosa vuol dire sostenibilità? Fondamentalmente, sostenibilità vuol dire non distruggere le risorse rispetto alla loro possibilità di riprodursi. Quindi il riuscire a prelevare quei prodotti per la pesca che non vadano ad intaccare la sopravvivenza dello stock esistente e che quindi possa continuare a mantenersi uno stock importante e che possa continuare ad essere uno stock, che possa continuare ad essere uno stock di pesci e di prodotti ittici che continua a sopravvivere per il futuro. Ed è questo il compito che ci diamo. Come si fa per fare questo? Sicuramente una delle strade è riuscire a far sì che i prodotti ittici non siano considerati prodotti di scarto o se siano considerati prodotti di poco valore. In realtà i prodotti ittici hanno un grande valore anche dal punto di vista nutrizionale e quindi sono un bene prezioso per tutta l'umanità, vorrei dire, se lo guardiamo in ambito mondiale, ma sicuramente per i nostri pescatori dell'Adriatico. Per cui è necessario convincerli a pescare di meno, fra virgolette, guadagnando di più. Come lo si può fare questo? Sicuramente intervenendo sugli aspetti della catena commerciale e intervenendo sui prodotti per dargli un maggior valore aggiunto che permettano in qualche modo ai pescatori di appunto avere un valore aggiunto maggiore pescando meno prodotto e quindi mantenendosi all'interno di quel massimale di prodotti pescabili che non vadano ad intaccare lo stock dei prodotti ittici.
far questo, la Regione Emilia-Romagna e tutti gli altri partner, ricordo che del progetto PriceWiz è lead partner l'Università di Bologna in particolare, e dicevo, per fare tutto questo, soprattutto il progetto ha cercato di realizzare alcuni output importanti. Uno di questi, di cui parleremo oggi, è sicuramente quello della certificazione della sostenibilità ambientale. Esistono varie tipologie di marchi di sostenibilità anche nel settore della pesca, ne ricordiamo alcuni, sicuramente MSC, oppure Friend of the Sea. Sono due marchi che sicuramente tutti voi avete sentito ricordare ultimamente, ma sono, per quanto riguarda lo studio, l'analisi che abbiamo fatto affrontando questo tema, sono marchi di carattere generale e generico, mentre l'Adriatico siamo abituati a considerarlo forse anche un po' autoreferenziandosi, ma ne siamo assolutamente convinti, l'Adriatico ha bisogno di attenzioni, di regole probabilmente molto diverse da quelle che sono le regole standardizzate generali, proprio perché qui esiste una biodiversità molto particolare, esistono specie molto particolari dovute ad una particolare conformazione dell'Adriatico che in realtà è un grande fiordo, un immenso fiordo, se vogliamo, rispetto al Mediterraneo, che già rimane comunque un mare quasi chiuso, rispetto ai grandi oceani. Questa particolare, situazione di carattere ambientale e climatico che si è creata nell'Adriatico con i secoli ha fatto sì che anche qui ci fossero delle particolari specie e che le specie ittiche si comportassero in modi molto molto particolari rispetto a come si comportano le stesse specie quando sono nei mari più aperti, tipo tipo l'oceano o anche lo stesso Mediterraneo. Quindi farei fare questa introduzione a Giulia Sandalli, che è una ricercatrice del CNR di Ancona, con altri, molti altri incarichi anche di ricercatrice, che si è occupata di pesche, ma si è occupata soprattutto in questo di ragionare e di costruire un marchio di sostenibilità per le specie dell'Adriatico e ci racconterà un po' come ha lavorato il CNR su questo, in collaborazione chiaramente con tutti gli altri partner. Sentiremo poi dopo Ivan Matijasevic, che ci racconterà di uno P di Omega 3 di Zara, come in realtà tutto questo nostro ragionamento che abbiamo fatto fino ad ora, cioè soprattutto il progetto PriceWiz, abbia portato anche a studiare nuovi prodotti da immettere sul mercato, comunque insomma nuovi trattamenti dei prodotti ittici dell'Adriatico Buongiorno. per un'immissione sul mercato che permetta ai pescatori, come dicevamo, di avere un maggior valore aggiunto. Giulia, se ci sei. Eccoti. Buongiorno. La parola. Buongiorno Pier Giorgio, buongiorno a tutti. Buongiorno, prego Sì, pure, raccontaci un allora po' del tuo inizio progetto. io con la mia Sì, inizi tu con presentazione. la tua presentazione, che ti Sì. prego anche di essere abbastanza divulgativa, non estremamente scientifica, dato che oggi il tema di cui trattiamo è come capire poi questi prodotti, e lo sentiremo dopo anche da altri, come capire qu questi marchi, queste certificazioni siano importanti per chi poi questi prodotti li deve proporre al grande pubblico, li deve proporre anche semplicemente al piccolo pubblico del proprio ristorante. La potete condividere voi oppure procedo io? Credo che sia meglio che procedi tu. Allora, datemi un secondo, scusate. Allora. Allora, vediamo un attimo, dovrebbe essere qua.
Trovata, condivido lo schermo un attimo solo. Allora, condividi schermo. Lo vedete? Per il momento ancora no, però attendiamo fiduciosi, non ti preoccupare. Ho fatto la condivisione. Posso verificare un attimo con un attimo solo? Aspetta, condividi. Ah, forse dovevo selezionare, ecco. Ecco, Sì, lo vedete? partita, perfetto. Perfetto, scusate. Allora, mettiamo anche la presentazione globale, così la vedete meglio. Ecco, ora dovrebbe essere ben Perfetto, visualizzato. disattivo. Perfetto. Sì, grazie. Perfetto. Allora, dunque, come anticipato da Pier Giorgio Vasi, che mi ha preceduto, l'obiettivo del progetto PriceFish è quello di migliorare la competitività, dei prodotti ittici adriatici provenienti da una pesca responsabile. E, nell'ambito del progetto, il CNR IRBIM coordina il World Package 3, il cui obiettivo è proprio, come appunto diceva, Pier Giorgio, sviluppare uno schema per la certificazione dei prodotti adriatici provenienti da una pesca responsabile, uno schema regionale appunto sul modello di quelli internazionali già presenti, come appunto citava Pier Giorgio MSC o Friend of the Sea, ma calibrato sulle caratteristiche specifiche della pesca nell'Adriatico, nel medio e nell'alto Adriatico. Noi abbiamo elaborato una proposta di questo schema che abbiamo appunto chiamato Adriatic Responsible Fish Management ARFM. Allora, molto rapidamente, la metodologia che il CNR ha seguito per arrivare alla proposta di ARFM si è articolata, diciamo, in diverse fasi. Siamo partiti con un'attività di mappatura e di selezione delle attività di pesca in Adriatico che abbiamo ritenuto potessero fare potenzialmente domanda per uno schema come l'ARFM. Quindi le abbiamo appunto selezionate tenendo conto del volume e del valore delle catture, però anche guardando già alla selettività degli attrezzi di pesca utilizzati. In seguito abbiamo confrontato questi risultati della prima analisi di mappatura e selezione direttamente con gli operatori adriatici, quindi ci siamo appunto recati fisicamente, questo è avvenuto prima ovviamente del Covid, presso le sedi degli operatori della pesca sia in Italia che in Croazia e abbiamo svolto questi incontri di consultazione per capire se avessimo effettivamente selezionato delle attività di pesca potenzialmente interessanti, ma anche per avere da loro una visione su come l'ARFM avrebbe dovuto essere fatto, sviluppato, quindi capire come intendessero utile un marchio di certificazione per l'Adriatico stesso, quindi attraverso un confronto diretto con chi poi dovrebbe utilizzare appunto questo marchio. Ed in seguito, basandoci anche su quadro di riferimento concettuale degli altri schemi di certificazione già in vigore, abbiamo elaborato una prima versione degli standard ARFM, che appunto poi abbiamo condiviso con gli altri partner di progetto. Quindi, diciamo, è stato un lavoro del CNR, però a livello di contenuti chiaramente c'è stato il contributo anche di tutti gli altri partner di PriceFish. Allora, io vi presento rapidamente in due schede quali sono le attività di pesca che alla fine abbiamo selezionato sia per la Croazia che per l'Italia. Allora, per quanto riguarda l'Italia, ad esempio, le attività di pesca comprendono le vongole e canolicchi pescati con draghi idrauliche, la seppia pescata con trappole, le cannocchie pescate con i nassini, i lumachini sempre pescati con i nassini e abbiamo anche selezionato la raccolta di mitili su piattaforme offshore. Lo stesso lavoro è stato fatto per la Croazia, dove abbiamo selezionato invece le alici e le sardine con reti da circuizione, la sogliola con il tramaglio, i molluschi e i gamberi con rete a strascico divergenti. Qua
vi presento rapidamente quella che è la struttura degli standard ARFM. Allora, fondamentalmente gli standard si articolano in tre macro principi: governance, ambiente e aspetti socio-economici. Ciascuno di questi principi si suddivide in una serie di supporting articles, quindi diciamo tradurrei in italiano con clausole generali, che rappresentano un po' la base giuridica degli standards, perché tra l'altro sono degli estratti dei regolamenti della politica comune della pesca o dei codici di condotta delle linee guida FAO rilevanti per il contesto adriatico. E cosa più importante, ciascuna clausola generale si articola in un set di indicatori specifici, e gli indicatori specifici sono proprio il parametro di riferimento che nell'ARFM viene utilizzato per condurre la valutazione delle attività di pesca. Diciamo che nell'ARFM abbiamo un doppio livello di valutazione, quindi abbiamo immaginato che la valutazione di un'attività di pesca, di una fishery, potrebbe svolgersi in un duplice ordine. In un primo livello guardiamo le condizioni in cui la pesca viene praticata da tutte le imbarcazioni che operano nell'area di riferimento, quindi guardiamo, diciamo, la flotta nel complesso adriatica, e questo livello di valutazione l'abbiamo chiamato component of evaluation. Mentre in un secondo stadio di valutazione guardiamo proprio le condizioni in cui opera la singola impresa, diciamo che può essere un'organizzazione di produttori o una singola appunto impresa che fa domanda per l'ARFM, quindi diciamo il richiedente, il soggetto che richiede che la propria attività venga certificata. E questo è quello che abbiamo chiamato component of accreditation. E riassumendo, diciamo, quindi volendo guardare nel contenuto ai singoli indicatori specifici, vediamo che nel primo pilastro dedicato alla governance gli indicatori riguardano appunto il quadro di riferimento giuridico che si applica all'attività di pesca in questione, quindi guarderemo ad esempio l'esistenza e l'applicazione di misure della Commissione generale della pesca del Mediterraneo, o piuttosto, come dicevo, regolamenti della politica comune della pesca, ma anche direttive europee in materia di ambiente o anche linee guida e codici di condotta della FAO, quindi diciamo il quadro di riferimento per il management, per la gestione diciamo della pesca dal punto di vista appunto normativo, e come questo quadro di riferimento viene appunto applicato dal singolo operatore. Ma guarderemo anche l'esistenza di una governance adeguata dal punto di vista istituzionale, e quindi di appunto adeguati e meccanismi di cooperazione e il loro funzionamento, l'esistenza di specifiche policy a livello ambientale, ma anche l'esistenza e l'attuazione di piani di gestione pluriennali o altre misure di gestione. Vi è poi il secondo pilastro dedicato all'ambiente, nel quale guarderemo tutta una serie di aspetti come lo sviluppo della ricerca scientifica, la raccolta dati, l'implementazione dell'approccio precauzionale, dell'approccio ecosistemico, ed inoltre abbiamo sviluppato nel progetto anche un modello per l'analisi delle reti trofiche marine, un modello di Food Web che è stato sviluppato con OGS. Infine, nel terzo pilastro, che è quello, se vogliamo, forse un po' che rappresenta la novità maggiore dell'ARFM, perché negli schemi di certificazione che sono in vigore a livello internazionale, ad esempio lo stesso MSC e Friend of the Sea, non c'è un pilastro interamente dedicato agli aspetti socio-economici, che però sono fondamentali, perché in un'ottica di sviluppo sostenibile
disponibile, appunto, è molto importante non solo diciamo cogliere la dimensione ambientale della sostenibilità e quindi l'impatto della pesca sulle risorse, ma anche controllare appunto che il settore sia in grado di creare delle condizioni economiche favorevoli e anche di attrarre lavoratori, ad esempio nuovi lavoratori come i giovani, ma anche di assicurare gli standard sociali fondamentali in tema di salute, sicurezza a bordo, però anche le condizioni contrattuali, pensionistiche, ma anche i diritti delle donne che spesso lavorano nelle imprese di pesca, ma non sempre, ad esempio svolgono moltissimo tutta la parte amministrativa a terra, ma non sempre il loro lavoro viene riconosciuto e adeguatamente valorizzato anche proprio dal punto di vista contrattuale. Quindi diciamo noi abbiamo inserito appunto un pilastro nell'ARFM dedicato a questi aspetti. E abbiamo inoltre immaginato una procedura imagined a certification procedure. We imagined the certification process, and in particular in six phases, from application to the presentation of all the documentation. Per il canale italiano o in inglese? Oh, sorry. Sì, scusi, ha una prevalutazione che diciamo è meramente facoltativa e serve a dare una prima stima al richiedente della conformità della sua fishery agli standard in modo che possa apportare eventuali modifiche migliorative. Segue un vero e proprio assessment, ossia una valutazione dell'attività di pesca, e se l'attività di pesca rispecchia gli standard, appunto otterrà la certificazione ARFM, e a quel punto sarà sottoposta comunque ogni 2 anni, perché il certificato ARFM varrebbe poi 8 anni, a degli audit, quindi a dei controlli periodici. Audit che servono appunto a valutare sia il mantenimento degli standard da parte di quell'attività di pesca, ma anche laddove fosse stato previsto un piano di azione per ottenere il certificato, perché c'è anche la possibilità che magari la pesca, l'attività di pesca abbia una buona valutazione, però diciamo non sia perfetta, e quindi in questo caso noi richiederemo che il richiedente presenti un piano di azione che poi sarà verificato nel corso appunto dell'attività di monitoraggio attraverso questi audit biennali, e dopo 8 anni ovviamente il richiedente potrà nuovamente chiedere una certificazione, una nuova certificazione allo scadere del certificato. Quindi diciamo questa è l'idea che noi abbiamo appunto strutturato, con l'obiettivo complessivo di rendere il produttore più responsabile, quindi di incidere e di impattare meno sulle risorse in termini di prelievo più responsabile, ma allo stesso tempo anche il consumatore più consapevole, perché questa maggiore responsabilità del produttore nell'idea dell'ARFM dovrebbe appunto trasferirsi poi nell'etichettatura del prodotto, e quindi rendere questa maggiore responsabilità che sta a monte del processo più riconoscibile sul mercato, e quindi consentire anche al produttore attraverso questo di realizzare valore aggiunto. E poi, in terzo luogo, non abbiamo pensato solo ovviamente al produttore, ma anche al lavoratore, quindi al singolo pescatore imbarcato che lavora sull'impresa di pesca, perché vorremmo appunto che il settore offrisse delle condizioni di lavoro improntate appunto quanto più possibile alle tutele previste in ambito sociale. E l'idea è quindi di contribuire attraverso tutti questi aspetti alla crescita blu, cioè la crescita appunto che parte dalla risorsa mare e costruisce un discorso di sostenibilità su questa risorsa, coniugando appunto tutte le varie dimensioni della sostenibilità, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche economica e sociale.
E qui appunto a fine della presentazione ci sono i nostri riferimenti, oltre a me appunto nel team il responsabile scientifico è Giuseppe Scarcella del CNR e siamo quindi ovviamente a disposizione per ogni domanda, curiosità sui temi appunto appena introdotti. Grazie, grazie veramente. Sì. Credo che la tua illustrazione sia stata molto importante perché ci introduce appunto in una situazione importante dal punto di vista del... Non si vede il mio audio, la mia telecamera? Vedo. No, vedo buio, vedo scuro. Abbiamo chiuso, è diventato buio. Non riesco a capire, scusate. Se c'è qualche, stato qualche problema. Comunque, vabbè, mi sentite, quindi adesso la disattivo perché perlomeno vedete la mia foto. E volevo comunque ringraziarti perché credo che però la vera sfida, dopo avere costruito dal punto di vista teorico questo sistema che garantisca la sostenibilità del prodotto che arriva sulla tavola, sia assolutamente necessario, sulla tavola dei consumatori, sia assolutamente necessario anche poi ragionare su come riuscire ad applicarlo e su questo sarà il passaggio successivo a cui in qualche modo Pricefish si candida a ragionare, nel senso che come tutti i progetti europei non vogliamo che rimangano progetti fermi così sulla carta, ma quello che ci auguriamo è che ci sia un dopo importante, un dopo di costruzione di quello che è il futuro per i pescatori dell'Adriatico e soprattutto per i nostri prodotti di qualità, in modo tale che questa sostenibilità, che in realtà di fatto oggi i pescatori poi stanno in qualche modo già attuando per conto loro, non venga intaccata magari da situazioni estranee, ovvero da chi propina prodotti adriatici che non sono tali o da pesche, da pescatori che arrivino in Adriatico in un prossimo futuro e non si attengano a queste regole di sostenibilità che abbiamo individuato. E io veramente ringrazio il CNR di avere lavorato su questa tematica tenendo conto di quelle che sono, io lo ricordo sempre, i principi su cui si basa la sostenibilità dal punto di vista europeo, che sono principi che riguardano appunto non solamente la sostenibilità ambientale di cui siamo sempre portati a guardare, ma che siamo sempre portati a guardare e ad avere come focus principale, ma quando si parla di temi di sostenibilità, ogni programma europeo ricorda sempre che la sostenibilità è una sostenibilità ambientale, è una sostenibilità sociale ed è una sostenibilità economica. Se non si realizzano queste, il contemperamento di queste tre tematiche, in realtà non si raggiunge una sostenibilità, si raggiunge una pseudosostenibilità che in realtà crea delle discrepanze, crea dei problemi a qualcuno se non c'è una sostenibilità anche sociale, diventa un problema riuscire a creare, a mantenere quello che è l'ambito tradizionale in cui ad esempio queste attività, parliamo della pesca, ma potremmo parlare di qualsiasi altra attività, ma nella pesca in particolare è sensibile l'aspetto sociale, cioè della famiglia, degli amici, della tradizione che si tramanda di padre in figlio e che comporta anche un rispetto del proprio mare, però tutto questo deve essere nell'ambito di una sostenibilità economica, perché se poi abbiamo raggiunto quella ambientale, abbiamo definito qual è quella sociale, ma se poi non abbiamo anche quella economica, possiamo stare tranquilli che le prime due avranno dei problemi seri, per cui la terza non si realizzerà più, non ci sarà più problema, perché in realtà i pescatori, se non c'è più pesce, potrebbero non esserci più pescatori, se non ci sono più pescatori, potrebbe non esserci più alcun valore economico di queste cose. Va bene, grazie Giulia. Grazie. Io do voi la parola a Ivan Mattiasevich, che ci ha accompagnato in tanti di questi webinar. Ivan Mattiasevich lavora presso una cooperativa Omega 3 di Zara,
che ha partecipato in particolare a costruire, quindi ad essere già nel futuro, ad elaborare dei prodotti trasformati che in qualche modo possono presentare a tutti noi dei prodotti sostenibili e che possono, che in qualche modo elaborati in questo modo, possono dare un maggior valore aggiunto ai pescatori, i quali possono in questo modo riuscire a poter pescare di meno, cercando di avere un maggior rispetto del mare. Prego Ivan, grazie. Grazie mille signor Vasi, grazie anche alla collega Sandalli. Io sono Ivan Matijašević e sono il coordinatore principale che si è occupato dell'implementazione delle nuove tecnologie nella nostra organizzazione di produttori all'interno del progetto PriceFish. Lavoro all'interno dell'Omega 3, ma ecco, bisogna dire che mi occupo anche della coordinazione del Work Package 4, che è appunto molto importante. Con me oggi anche la signora Bonazza Staric della cooperativa Istra, che mi aiuterà e farà sì che possiamo chiarificare per voi una parte della lavorazione dei nostri prodotti a nome della propria organizzazione. Io invece vi parlerò dell'Omega 3 e alla fine, dopo la signora Bonazza Staric, poi l'organizzazione dei produttori Bivalvia, vedremo di trarre le conclusioni. Vedrò di condividere la mia presentazione con voi solo un attimo. Ecco, spero riusciate a vedere la presentazione. Yes, Ivan. Grazie. Greta. Dato che la signora Sandalli vi ha già detto veramente molto sull'RFM, una buona parte riguarda appunto le tecnologie innovative e gli strumenti di pesca che certo abbiamo nominato molte volte durante i nostri webinar, per cui giusto brevemente vi dirò di cosa si tratta. Questa presentazione invece si concentra più sull'applicazione di queste tecnologie, sulla produzione di appunto prodotti innovativi, e le nostre organizzazioni dei produttori appunto li hanno realizzato all'interno del progetto PriceFish. Però ecco, per appunto completare quello che ha detto la signora Sandalli, la nostra cooperativa Omega 3 è stata pilota nell'applicazione di una tecnologia di pompe marine, la cui funzione principale era appunto migliorare la qualità della materia prima lavorata, e lo abbiamo fatto in modo che le nostre sardine e le alici, quindi la specie di cui ci occupiamo di più all'interno della cooperativa Omega 3, viene aspirato assieme con l'acqua di mare in un'unità centrale che si trova sull'imbarcazione, e assieme alle sardine e alle alici, con quest'acqua vengono appunto trasportati in un serbatoio termico in modo da isolare appunto il prodotto in modo termico con ghiaccio e acqua fredda. In questo modo il prodotto viene danneggiato meno, le nostre sardine e le nostre alici. Appunto sappiamo che la carne di sardina e alici è molto soffice e che può essere danneggiata facilmente. In questo modo abbiamo ottenuto un prodotto meno danneggiato e in un qualche modo abbiamo aperto
a tutti la possibilità di fare la selezione di novellame che poi possiamo anche ributtare in mare ed altre possibilità del genere. Con la cooperativa Istra abbiamo visto un altro progetto pilota e qua parliamo della pesca del gambero, ovvero loro si sono basati di più sull'applicazione di un macchinario particolare nella loro unità, appunto per togliere il guscio dai gamberi. Macchinario di compressione, Deep Water Rose Shrimp è la specie, questo gambero rosa di alto mare, e hanno fatto sì con questo macchinario di aumentare la sfruttabilità di questa risorsa, ovvero sono riusciti appunto a sfruttare sia la carne che i succhi, tutto quello che si trova in questo nostro gambero rosa al massimo. Quindi fino all'80% di sfruttabilità del nostro prodotto. Invece Bivalvia, l'organizzazione dei produttori, Ivan, un altro pilota, cioè? Ivan, non so se tu stai, noi vediamo un'immagine fissa, stavi mandando avanti delle slide oppure, perché era fisso tutto, era tutto fermo. Adesso è partita, grazie. Non stavo ascoltando la traduzione, suppongo che mi stavate chiedendo qualcosa sugli slide. No, l'avevo fatto apposta, stavo solo facendo un'introduzione, adesso continuerò. Ecco, volevo solo dirvi di qual era la direzione in cui ci stiamo muovendo rispetto a quello che è stato detto dalla signora Sandalli. E quindi rispetto appunto dell'ambiente, abbiamo anche analizzato gli standard economici di sicurezza dei pescatori nella nostra flotta e così via. Ed ora, dato che so che abbiamo poco tempo, continuerò con la presentazione e vi dirò qualcosa di più sui prodotti innovativi, parte dei nostri progetti pilota. Guarda, tutte e tre le nostre organizzazioni di produttori, ecco, bisogna dire la cosa che è molto importante per i consumatori è che nel momento in cui siamo andati a fare queste indagini pilota siamo riusciti a raggiungere una qualità maggiore del nostro prodotto ittico all'interno dell'omega 3, come ho già detto, un prodotto meno danneggiato, pesce meno danneggiato per la cooperativa Istra, una percentuale maggiore di risorse sfruttabili e per quanto riguarda Bivalvia un prolungamento della shelf life del prodotto. Appunto, ecco, quando parliamo della durata del prodotto sugli nostri scaffali, la cosa molto importante per i consumatori poter avere un prodotto lì sfruttabile per un periodo un più lungo. Particolare attenzione sempre nelle nostre attività di pesca alla tutela dell'ambiente e appunto importante anche l'impatto sui consumatori che hanno dei nuovi prodotti che ora possono consumare in modo diverso, ricette che possono essere preparate in breve tempo, quindi molto sfruttabili. La cooperativa Omega 3 appunto ha avuto questo progetto pilota sui filetti di sardine al nostro laboratorio di Padova che ha cooperato con noi. Il progetto pilota è durato 3 mesi, abbiamo avuto veramente dei risultati molto buoni, siamo soddisfatti con quello che siamo riusciti a raggiungere. La nostra cooperativa Omega 3 ha soltanto sardine e alici congelate, della cui trasformazione si occupa. E quindi siamo andati a vedere questo nuovo prodotto che vedete su questa foto.
è una forma a farfalla di questo nostro filetto di sardina, quello che siamo riusciti a fare, e avere un prodotto del peso di 150 fino a 200 grammi circa, un pacchetto innovativo dove abbiamo sfruttato il gas argon e il CO2 prima di immettere il prodotto nel nostro macchinario per l'impacchettatura ad una determinata pressione. Il prodotto passa in un tubo riempito d'acqua che sotto pressione uccide tutti i patogeni, gli agenti patogeni sul pesce. Si tratta di acqua ozonizzata. Così siamo riusciti ad avere un prodotto che dura di più, 15 giorni di più. Fino ad ora il processo MAP standardizzato ci dava degli altri risultati. Una tale sardina poteva restare sugli scaffali per circa 9 giorni, quindi 15 è un risultato molto importante. Può raggiungere anche degli altri mercati un po' più lontano da noi, ma anche i nostri consumatori locali possono avere questo prodotto a disposizione per più tempo. Quello che è molto pratico in questo caso, e anche se noi ci troviamo sulla costa, sappiamo che la nostra vita è più veloce e stressante in generale, e molti consumatori usano i supermercati per comprare appunto il cibo, e quindi dato trovare un prodotto così pulito con già questa forma di filetto a farfalla che si può preparare in modo molto veloce, molto importante, quindi abbiamo la cena per la famiglia in poco tempo. Ora darò la parola alla signora Bonanza Staric, che ci dirà un po' di più su i burger e il loro progetto pilota, e poi più tardi vi dirò io qualcosa di più ancora sulla cooperativa Bivalvia. Buongiorno a tutti, io sono Andrea Bonanza Staric, come Ivan ha già detto. Io sono la project manager per l'organizzazione di produttori Istria. Siamo costituiti nel 2004 con l'obiettivo principale di comprare appunto il pesce e rivenderlo, quindi rivendita del pesce. Nel nostro impianto abbiamo pensato dare un valore aggiunto appunto al nostro prodotto ittico, e quindi abbiamo partecipato al progetto Pricefish, decidendo di usare i nostri macchinari. Abbiamo un macchinario specifico per la trasformazione del pesce, la cui funzione è di togliere appunto il guscio oppure le ossa da altri tipi di pesce. In questo caso parliamo dello sgusciamento del gambero, perché il nostro prodotto si basa sulla carne di gambero e di cefalo. Perché queste due specie? Perché sono concentrate a livello stagionale nello stesso periodo, e i prezzi sono relativamente bassi in quel periodo. Parliamo del periodo primavera-estate, quando il prezzo di queste risorse diminuisce perché ce ne sono moltissime appunto in mare in quel periodo. Andrea, scusa se ti interrompo, ma credo... Niente. Non ti interrompo perché adesso ho un problema. Prego, vai, scusa. Il nostro obiettivo era quindi sfruttare il pescato stagionale
in modo da appunto usare al massimo le nostre specie, trasformandole all'interno di questo macchinario Bader di produzione tedesca, in modo da sfruttare appunto l'80% del nostro gambero. Noi prima sgusciavamo il nostro gambero in modo diverso e potevamo sfruttare la carne fino al 45%, e con questo macchinario abbiamo aumentato la sfruttabilità del 30%, quindi una pressione minore sulla nostra risorsa ittica, e otteniamo così, risparmiamo così del tempo, la capacità di trasformazione di 300 kg di pesce all'ora. In questo modo all'inizio è anche possibile far diminuire il prezzo di un prodotto altrimenti caro. Ecco. Quindi abbiamo questo burger di gambero e di cefalo. E a riguardo abbiamo fatto un'analisi in Croazia, una ricerca, è stata anche fatta una ricerca nella Medicare di Padova per l'Italia. Questa ricerca di questo nostro prodotto innovativo è stata fatta in due fasi, prima di tutto l'analisi della composizione, della preparazione del nostro burger, e la seconda fase vedere quanto riusciamo a prolungare la shelf life del nostro prodotto, che viene lavorato con tecnologie particolari. Ora vi dirò qualcosa della tecnologia, e quindi qua parliamo dello skin packaging, una tecnologia di impacchettatura in queste vaschette. Noi abbiamo spedito le nostre risorse congelate a Padova, lì le hanno sconcerate. Il prodotto è stato mescolato secondo una ricetta particolare, quindi con la carne macinata del cefalo, il gambero e la carne macinata del nostro cefalo. Dopo che la cosa è stata mescolata bene, si aggiungevano gli addensatori, gli aromi, e si ottiene questo burger che viene formato, ottiene questa forma grazie a delle presse particolari di peso di circa 150 grammi. Parliamo dello cryogenic crusting, una tecnologia che congela a livello superficiale il nostro burger a meno 90 gradi. Perché la cosa importante? È importante per mantenere la forma tridimensionale del nostro burger, e quando lo impacchettiamo sotto vuoto questa forma viene mantenuta. La tecnologia skin packaging, parliamo di queste vaschette che vedete sullo slide, vaschette sotto vuoto. Un altro trattamento ad alta pressione HPP, un trattamento appunto HPP per prolungare la durata del prodotto da 15 a 30 giorni, scusatemi. Volevamo appunto stabilizzare il prodotto ad alta pressione fino a 6.000 bar. Così si disattivano i microrganismi non voluti, vari funghi, batteri, eccetera, eccetera. Vengono impacchettati in questo da vaschetta flessibile, messi sotto alta pressione in questa camera, che viene poi riempita di acqua in modo da uguagliare la pressione che viene posta sul prodotto. Ciò dura qualche minuto, e così otteniamo appunto questo prolungamento della durata del prodotto, una tecnologia che viene usata già a lungo negli Stati Uniti, nel Giappone e in Australia. E così otteniamo questo prodotto che può restare nei vostri frigoriferi per ben 30 giorni.
il focus della nostra cooperativa è appunto mettere sul mercato questi prodotti innovativi per aumentare il prodotto sul mercato di questi prodotti ittici, il risultato è una migliore sostenibilità, una maggiore efficacia, una maggiore competitività del settore ittico e l'apertura di nuovi mercati e nuove idee. In questo modo siamo riusciti a sfruttare la risorsa al massimo, ad avere uno sviluppo positivo per l'ecologia e sostenibilità, abbiamo aumentato l'efficacia dei nostri macchinari e abbiamo aumentato il profitto appunto. Il settore ittico in questo modo ha creato una possibilità vantaggiosa per l'investimento, per la stabilità del settore, per incrementare i profitti sulla base di prodotti innovativi, di porre una minore pressione sulla nostra risorsa e anche ha creato dei collegamenti con gli altri pescatori. Ho anche un video in lingua italiana, se volete ve lo posso fare. Vi volevo interrompere, poi vediamo anche il video volentieri, perché dopo dobbiamo fare una piccola pausa per i traduttori. Grazie Andrea e grazie a Ivan di questa splendida presentazione di questi nuovi prodotti. Volevo dire una cosa, chiedere una cosa ad Andrea, perché in realtà quando si parla di vedere di fare degli hamburger da dei gamberi, qui immagino che qualcuno salti un po' sulla sedia, perché noi siamo abituati a immaginare gamberi che vanno come prezzi sul mercato a 60-70 euro al chilo e anche più. Volevo ricordare, credo se non sbaglio, che questi gamberi invece hanno delle difficoltà ad andare sul mercato, perché è un gambero particolare, molto delicato, vero Anna? Quindi Andrea, quindi credo sia un gambero che non avrebbe una vera e propria non avrebbe un vero e proprio mercato in questo momento. L'altra cosa che volevo chiederti, così poi ti lascio al video dopo, se avete già iniziato la produzione, se è un prodotto che pensate di destinare alla grande distribuzione o alla distribuzione locale, e se è un prodotto che pensate anche di esportare in Italia. E questo un po' anche Ivan, chiedo se avete già iniziato le produzioni come OP di questo prodotto. Vredo pri pauze, Pier Giorgio, ako mi dopuštaš, samo još kratko, evo da kažem koji je proizvod Bivalvi. Prima della pausa, Pier Giorgio, solo un attimo, se mi fai dire quali sono i prodotti di Bivalvia. Ecco, questo nostro prodotto di vongole con il nostro sugo di pomodoro, 400 grammi di prodotto con salsa di pomodoro e senza salsa di pomodoro. Questo progetto pilota dovrà essere ripetuto, dato che queste nostre vongole, i gusci si sono rotti nella procedura e la cosa per i consumatori non è molto positiva, appunto avere parti di guscio nel loro cibo, però i produttori hanno appunto scelto un'impacchettatura meglio senza questo nostro sugo di pomodoro. Sempre il trattamento è quello ad alta pressione, l'HPP. Ecco, solo brevemente. Grazie molte. Grazie a te, volevo dire che la particolarità del progetto Prices è che ha messo attorno un tavolo non solamente istituzioni o scienziati, ma è riuscito a mettere attorno al tavolo per lavorare concretamente tre organizzazioni di produttori. Una dell'area della regione istriana, una della regione dalmata e una della regione del Veneto. Il che significa che abbiamo un ampio panorama di questa situazione e quindi un vero esperimento adriatico che può essere utile per tutti. Andrea, mi dicevi il vostro prodotto, le vostre hamburger sono già in produzione, sono già in commercio? No, no, non sono ancora in commercio, sono ancora in fase di preparazione.
abbiamo sì in progetto di produrli, ma dobbiamo prima risolvere alcune questioni nella cooperativa prima di questo, dopodiché sicuramente si avvierà la produzione di questo tipo di burger e una distribuzione, speriamo un piazzamento sul mercato molto ampio. E so che è stato detto che i produttori, dalla ricerca dei produttori è stato dei consumatori, scusate, ha dimostrato che i burger non sono proprio il prodotto preferito, però può essere sempre combinato con anche prodotto in base ad altri tipi di specie di pesce. Possiamo provare anche ad sperimentare con altre specie, che vediamo come si risolve, come si evolve. Sicuramente siamo motivati e speriamo di aver successo. Grazie. Diciamo che sarà un prodotto a certificazione di sostenibilità, come abbiamo visto questa mattina, e quindi non dobbiamo temere che la forma diversa rispetto a quella che siamo abituati a vedere sia una forma che comporta un maggior sfruttamento delle risorse, ma in realtà si atterrà strettamente ad un sfruttamento sostenibile della risorsa. Quindi tanti auguri. Io direi che se tu lanci il video iniziamo anche la piccola pausa di 10 minuti, e perché dopo vi prego di non abbandonarci, perché dopo avremo degli argomenti molto interessanti da parlare, perché dovremo parlare con uno chef, Marcello Leoni, parleremo di formazione, del ruolo della formazione nell'ambito che può avere la formazione con Alberto Alberani del Istituto Remo Brizzi Comacchio, anzi di Rito delle Nazioni, che è un paese vicino a Comacchio. Parleremo poi con Vadis Pesanti, presidente della Federcopesca Emilia Romagna, una delle grandi associazioni di produttori emiliano-romagnoli. Sentiremo anche il suo parere. Pietro Roccoli e Valentina Tiepidino, che gestisce. Pietro Roccoli è del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Alimentari dell'Università di Bologna, e ci racconterà un po' qual è il ruolo che può avere la scienza nel garantire la sicurezza alimentare di queste produzioni che abbiamo visto, dei prodotti ittici. E Valentina Tiepidino, che è direttrice della rivista Eurofish Market, che è una importante rivista del settore, che fa una grande opera di divulgazione relativamente agli aspetti sanitari del pesce, rispetto alla riconoscibilità dei pesci. È anche l'autrice di un importante atlante delle specie ittiche, e quindi potrà darci una mano poi a come riconoscere il pesce quando andiamo in pescheria, e a sapere se è un pesce fresco o meno innanzitutto, e se sarà un pesce sostenibile o meno, grazie all'introduzione del nostro marchio di sostenibilità. Prego Andrea, se vuoi far partire il video, e poi non so quanto dura questo video, Andrea. Breve, un video breve, non so. Ok, dopo allora io dopo lancio un altro video io e siamo a posto. Va bene, perfetto, vai pure col tuo. Dalle visite. Thank you.
Ecco. Sì, grazie. Avete visto bene? Daliste Dobrovidje lì? Avete grazie, visto bene? Andrea. Io lancio un altro video e poi finito il video riprendiamo. Dico bene, chiedo alla regia. Dottore, se lei fa partire il video, io farei fare contestualmente, se è un video... Sì, assolutamente. Farei fare contestualmente la, okay, con la pausa ai traduttori. Quindi quanti diciamo minuti riprendiamo? Riprendiamo alle 11:15. Va bene, perfetto, d'accordo. Va bene, grazie mille. Grazie a lei. Devo trovare dove il video è qua, ecco qua. L'audio non è attivo. Si sente? Dovrebbe cliccare sull'iconcina del volume. Esatto, e sposta quella pallina, perfetto. Forse deve attivare anche il suo di audio, sa? Non sentiamo l'audio. Non so come mai allora. Non so perché, Greg. Non si sente l'audio? No, probabilmente dipende dal computer. Temo che dipenda dalla sua connessione, che forse non è delle più forti, perché lo vediamo anche un po' a scatti. Eventualmente possiamo anche riprovare dopo la pausa, se non, perché lo vediamo effettivamente a scatti. Facciamo una pausa forzata di 5 minuti. Dottor Vasi, possiamo ripartire? Ah, l'audio muto. Qua, scusate. Allora, vedo che siete ancora qui attenti. Abbiamo visto un po' di video preparati sul progetto PriceFish, un video che ci ha raccontato un po' la vita dei pescatori
croati, dei pescatori di Omega 3, con delle grandi belle immagini e comunque di una situazione di pesca che ci ricorda anche quella delle nostre coste. Ovvero purtroppo sulla pesca delle sardine sicuramente nella parte occidentale dell'Adriatico la situazione non è più florida come era in passato, non tanto perché non ci fossero più sardine, ma proprio perché, ecco, questo è uno dei problemi da affrontare, la pesca delle sardine era diventata, per quanto riguarda la parte italiana, una pesca non conveniente economicamente. I pescatori scontavano prezzi troppo bassi e quella che era la pesca tradizionale delle volanti, del sistema volante, ovvero di due imbarcazioni che trainavano una rete fra di loro, poi una la raccoglieva e la portava a bordo, è un sistema che appunto non era più economicamente conveniente e quindi molti di questi si sono poi riconvertiti allo strascico, che è un'attività che riguarda molti specie come pesca. Ha più bersagli di prodotti ittici, mentre la pesca volante di cui parlavo è una pesca che aveva come obiettivo principale proprio la pesca delle sardine, delle acciughe e delle altre specie di pesce azzurro, mentre in Croazia questa stessa pesca nell'area orientale viene effettuata con il sistema circuizione, ovvero una barca con una rete molto grande circonda il branco di sardine e le recupera. Qual è il vantaggio della pesca a circuizione? Lo sanno bene anche gli amici, i colleghi croati, è quello che, e lo sanno bene i colleghi italiani, che a differenza del nostro il pesce rimane più sano dal punto di vista, si distrugge di meno, quindi è un pesce che per esempio per la trasformazione in filetti è molto più facile da utilizzare, ad esempio. Tradizioni diverse sulle sponde dell'Adriatico che si sono evolute col tempo, ma se adesso non vedo se c'è Marcello Leoni, che mi piacerebbe sentire su questa cosa. Eccoci. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Ciao Marcello. Ciao. Marcello è uno chef importantissimo che è grande esperto anche di prodotti ittici. Ha gestito vari ristoranti molto importanti nell'area emiliana, ma proprio per questo e anche nell'area romagnola, fra cui anche un ristorante di pesce. E volevo chiedere un po' un parere a Marcello su questo, su qual è la situazione dell'utilizzo del pesce nei ristoranti. Oggi Marcello, volevo ricordare, fa anche una grande opera di consulenza degli istituti professionali, quindi diciamo che ha fatto anche un passaggio ulteriore proprio sulla divulgazione. E volevo chiedere a Marcello qual è l'uso che ne fanno oggi i ristoranti del pesce e come potrebbero vedere la possibilità di un marchio che garantisca la sostenibilità del pesce e come possono in qualche modo farne anche loro un valore aggiunto di un prodotto marchiato. Prego Marcello. Grazie. Penso proprio che sia così, cioè in questo momento credo che costruire un marchio che dia un valore aggiunto a un prodotto perché viene curato in determinata maniera, dove si applicano nuove tecnologie anche nell'utilizzo dell'estrazione del pesce piuttosto che nella maniera di pescare, nella velocità con cui tu riesci a preservare questo prodotto così come ti viene portato, diventa un valore aggiunto per tutti. Ora è chiaro che il ristorante che mediamente ha una migliore professionalità nell'utilizzo ne ha ancora più vantaggio. E penso che tutto debba sempre partire, diciamo, dalla base. Cioè noi dobbiamo a volte sforzarci, tra virgolette, di andare un po' più verso il prodotto. E sempre, cioè, non dovremmo
pensare a che cosa fare nei ristoranti per fare i salti mortali. Bisognerebbe veramente arrivare a avere un dialogo più veloce con il mercato, con un prodotto che a sua volta ha un'ulteriore velocità e una migliore preservazione del prodotto. Cioè, fate queste cose che sono all'apparenza semplicissime, ma poi in realtà non è così. Il prodotto parla da solo, cioè noi abbiamo il nostro mare, il Mediterraneo ha un prodotto che è, per noi che siamo abituati, è un prodotto nettamente superiore per via dell'altezza dell'acqua, della temperatura, della salinità, e di per sé uno che comincia ad assaggiare i nostri prodotti poi fa più fatica a passare ad altri, perché veramente noi partiamo dal presupposto che abbiamo la fortuna di vivere in un territorio che è straordinario, con un mare straordinario. Detto questo, sai, un'alice ben preservata piuttosto che un'acciuga ha molto di più da dare rispetto a tante altre specie. Questo credo che sia proprio l'ABC di chi fa il nostro mestiere. Cioè, veramente, ci fosse la maniera di etichettare un prodotto trattato in determinata maniera con determinate regole, è ovvio che va in tasca a tutti a livello di qualità, di salubrità, come tempistiche, come qualità del prodotto. Credo che sono le cose. Io, ad esempio, ho avuto questa fortuna di fare questa collaborazione con Bivalvia, no? E ad assaggiare queste vongole che loro praticamente mettono in commercio, sono già sottovuoto, chiuse ancora con la loro acqua. E io l'ho trovato una cosa addirittura congelate. E l'ho trovato un lavoro, un'idea veramente stupenda, cioè riuscire a ottimizzare le forniture, riuscire a non buttare via, è veramente il passo, cioè preservare il prodotto così come ci viene consegnato, è il passo che dobbiamo, che io mi sento di dire che dobbiamo fare, ed è imprescindibile la cosa, cioè, perché è più rispetto verso il luogo dove noi viviamo, più rispetto per noi che riusciamo a utilizzare un prodotto superiore una volta che l'abbiamo tirato fuori dall'acqua. Marcello, che cosa può fare la grande cucina per questi prodotti? Cioè, noi abbiamo visto ultimamente come ad esempio anche il fast food per eccellenza si sia rivolto a degli chef per fare dei panini, per essere certo, accattivanti, eccetera. Pensi che la grande cucina possa fare qualche cosa per i produttori che vogliono fare questi prodotti innovativi? Può esserci una collaborazione fra la grande cucina e questo? Penso che sia il passo è obbligatorio, perché la consapevolezza dell'utilizzo di chi ha un percorso in cucina importante. Noi a volte diamo per scontata un pochettino l'esperienza che possono avere avuti i cuochi durante il loro percorso, le collaborazioni, e invece diventa fondamentale per far arrivare il prodotto che sia ancora più chiara la qualità sia del prodotto che dell'esecuzione che viene fatta. Quindi io credo veramente che la grande industria si servirà dei grandi cuochi che hanno avuto questi grandi percorsi per ottenere un risultato ancora superiore. Ma adesso mi viene in mente anche, non so, Ecopesce, che fa queste collaborazioni veramente un po' con tutti noi, con tutti i cuochi dell'Emilia Romagna, parla con tutti. Cioè, sono arrivati ad avere dei prodotti sul mercato che se noi cominciamo veramente anche a lavorare sulle fasce più giovani. Perché io ormai ho 50 anni, mi viene a dire, è quasi naturale che io mi avvicino alla cucina in determinata maniera. Però quando ti abitui, torno a dire, ad assaggiare delle cose buone, poi fai più fatica a tornare indietro. E questa è la cosa elementare, ma questo però dobbiamo pensare che è, come vale per noi, vale anche per un bambino. Cioè un bambino che si abitua ad assaggiare le nostre alici, tirate su, gestite nella maniera bene, piuttosto che una vongola fatta così. Dopo non ha più paura, perché a volte ci sono questi pregiudizi
dettati dal tempo, però noi non teniamo in considerazione che il tempo, cioè la tecnologia che si aveva a disposizione in cucina 30 anni fa non è la stessa che si può avere adesso. Forse ci sono anche meno scarti, vero? Cioè in cucina oggi si può riuscire a fare, degli ottimi prodotti con non delle grandi quantità da scartare, vero? Sì, ma su questo la tecnologia ci ha aiutato tantissimo. Rimane un pochettino così il grip che ha sulle persone, cioè le persone hanno ancora molti pregiudizi sulla tecnologia applicata alla cucina, mentre, e soprattutto nell'ittico, soprattutto nel pesce, mentre invece si valuta la tecnologia applicata in tutto il resto della vita come una cosa superiore, magari invece sul prodotto ittico lo subiscono come una forzatura. Ma questo è semplicemente perché non hanno chiari i processi e le evoluzioni che la tecnologia ha portato su queste cose. Certo. E devo dire la verità, a volte nel marasma di informazioni che si hanno, capisco anche che è un pochettino fatica per le persone fermarsi per cercare di capire che cos'è. Però il capire, come dico sempre, che non c'è pesce per tutti e il pesce non è per tutti, forse è importante capire che un pesce si può pagare un po' di più, ma vale la pena farlo perché in questo modo si contribuisce a mantenere, certo, delle qualità organolettiche di quel prodotto, ma anche a mantenere la sostenibilità. Notevolmente superiore, sì. Su questo proprio non ci sono, ma torno a dire, il passo, e a questo punto credo che sia obbligatorio, no? È quello. Se noi guardiamo i trend anche internazionali in questo momento, soprattutto sul food, diciamo che la sostenibilità è un valore aggiunto dichiarato che è veramente il plus che fa la differenza. Sì, noi pensiamo che al di là di tutto la Michelin comincia a dare una stella verde al di là delle tre rosse che può dare, che la verde, però ti dà la quarta verde sulla sostenibilità e sulla tua maniera di lavorare, sull'impatto che fai, su come cerchi di spostare la qualità del prodotto sempre nel meglio. Mi viene da dire, non è che poi abbiamo neanche tutte queste scelte, cioè bisogna prendere coscienza, e credo che lo sviluppo della tecnica, lo sviluppo della scienza, che in questo momento sta guardando un po' di più, un po' più a fondo tutto il nostro percorso, il nostro prodotto ittico, è fondamentale. Forse mi viene quasi solo da dire, perché io ormai sono un po' anzianetto così, dovevamo farlo ancora prima. Perché vabbè, importante è arrivare, credo. L'importante è arrivare, io... E credo che, io la lancio un po' qui, perché credo che un'unione dei cuochi dell'Adriatico, degli chef dell'Adriatico, debba in qualche modo realizzarsi, anche se non dal punto di vista formale, almeno dal punto di vista del racconto. Oggi la cucina è anche racconto, e credo che debba essere necessario che da una parte e dall'altra dell'Adriatico, forse di qua lo sia fatto un po' di più, in Croazia, in Dalmazia mi sembra un pelino meno su questo, ma credo sia assolutamente necessario imparare a incontrarsi e conoscersi anche nelle rivalità che ci sono solitamente fra gli chef, però un racconto penso possa essere utile, un racconto condiviso della storia del pesce dell'Adriatico. Ecco, su questo i cuochi si stanno veramente tanto migliorando, e quello che io è una delle cose che penso e dico spesso è che in realtà le nostre diversità sono le nostre forze, perché possiamo vedere quello, l'intuizione che ha avuto un'azienda piuttosto che un'altra deve diventare un valore aggiunto per tutti, e questo sarebbe il passo successivo, cioè fare della forza di uno un po' la forza di tutti, cioè riconoscere, dare meriti a chi riesce a fare determinati percorsi, a sviluppare determinati progetti. Copiare da chi sta facendo molto bene è una bella maniera per fare il patrimonio comune. Era questo, dice. Esatto. Il patrimonio comune. Grazie, esatto. Marcello, ma ti interrompo perché volevo sentire Alberto Alberani,
che invece abbiamo accennato più volte alla formazione, eccetera. Non so se è in linea Alberto ancora. Sì, ci sono, mi sentite? Perfetto, perfetto. Ciao, Alberto, vediamo una tua foto un po' inquietante, un mastino. No, beh, è il mio cucciolo, no, è un piccola. Cucciolo. È 70 kg adesso. Perché Alberto lavora in una scuola che ha fatto un grande lavoro proprio su questa, oltre a essere partner di Prysys, e già che è una scuola, voglio essere partner di un progetto internazionale, è un ruolo fondamentale ed importante, ma l'Istituto Remo Brindisi proprio si occupa sotto vari aspetti di che cosa, di portare dei giovani a ragionare in modo diverso rispetto alla pesca, rispetto all'acquacultura, che in quella zona dove sono loro è molto forte, che è l'acquacultura dei molluschi bivalvi, e soprattutto però anche rispetto al Remo Brindisi, se non sbaglio, ha anche una sezione che riguarda gli aspetti di cucina, sì, certo. E quindi volevo chiedere un po' ad Alberto cosa ne l'esperienza un po' del Remo Brindisi e certo, qual è il certo. valore aggiunto che lui ritiene possa dare anche ai giovani su questo argomento della sostenibilità, ma della sostenibilità portata a tavola, non dimentichiamoci mai, perché noi vorremmo ridurre un po' i passaggi e far sì che dal pescatore che si organizza magari anche in accordo con un'azienda di trasformazione si arrivi subito poi alla tavola del ristorante o alla tavola dei consumatori diretti delle pescherie. Prego Alberto. Certo, grazie. Provo a presentare un lavoro che ha fatto i ragazzi, Pier Giorgio. Allora. Speriamo che la tua connessione sia meglio della mia. Quindi. Per presentare con questo qui schermo intero, riuscite a vederlo? Riuscite a vedere? Ecco, sì, fai schermo intero. Ok. Allora, intanto ringrazio molto anche le parole dello chef. Mi dispiace non avere i miei ragazzi qui perché loro sono interessantissimi su questa cosa. Allora, il Prysys, adesso lo presento. Questo lavoro l'ha fatto i ragazzi, no? Dal mare alla tavola, chilometro zero. Cosa abbiamo sfruttato? La posizione strategica della nostra scuola. Cioè, in pratica, i ragazzi mi hanno dato un'idea. Visto che abbiamo tre sezioni dell'istituto dove possiamo lavorare in tre maniere sinergiche, abbiamo lavorato con i prof di matematica, di inglese, gli chef, e abbiamo cercato di portare, adesso vi mostro, che cosa? Delle tecniche di pesca antiche, diciamo così, ma anche in voga. I ragazzi sono usciti in mare a vederle, le hanno visionate per 2 anni, e poi mi hanno detto, prof, alcune di esse sono devastanti per l'ambiente, scegliamone una efficace. E vado subito al punto. Hanno scelto questa, le nasse. D'accordo, perché si sono resi conto, soprattutto i ragazzi che sono in quinta B, che fanno cucina, che le nasse vanno a catturare in maniera selettiva solo alcune tipologie di specie e non creano problemi all'ambiente. Si sono resi conto di questo uscendo con me in mare di notte con alcuni pescatori, hanno visto che con lo strascico, Pier Giorgio, come dicevi tu, non è molto selettivo perché c'è molto scarto, è ovvio che agisce su multispecie, però loro hanno capito che il prodotto finale non è ottimo. E mi hanno chiesto in maniera scientifica di lavorare su questo prodotto qui, visto che storicamente a Comacchio le nasse si sono utilizzate per tanto tempo. Abbiamo fatto delle sperimentazioni vere e proprie utilizzando delle nasse da noi modificate, vedete abbiamo modificato l'enca in maniera da prendere prodotti ben specifici. E l'idea qual è? L'idea, visto che abbiamo una scuola particolare, abbiamo pensato a questo, la scuola non fa solo didattica, fa anche communication e fa anche ricerca. Abbiamo amplificato queste due parti che di solito sono messe marginalmente come la ruota di scorta della scuola, invece le abbiamo amplificate, abbiamo fatto ricerca scientifica con un prodotto finale che vi mostrerò e anche che cosa? Communication. Su due filoni siamo andati sul portocanale dei pescatori a comunicargli quello che abbiamo fatto con dei volantini, con delle immagini e li abbiamo invitati a mangiare, che è la cosa più importante perché il palato tocca sempre. Quindi cosa abbiamo fatto? Con il prodotto che abbiamo pescato, okay, qui sono le nasse modificate da loro, vedete, varie tipologie, così scientificamente si rendono conto quale nassa pesca più di altre e abbiamo trovato dei dati importanti. Questa per esempio è una nassa che si presenta commerciale, non l'abbiamo modificata ma pesca pochissimo rispetto a quelle modificate da noi. E abbiamo fatto varie prove sul portocanale, abbiamo usato vari tipi di esche e poi scientificamente abbiamo fatto delle prove con delle boilers diverse per attirare
tipi di pescato diverso. Cosa hanno ottenuto i ragazzi alla fine? Si sono divertiti perché ci hanno lavorato un anno. Abbiamo preso questo pescato qui, il granchio, abbiamo preso dei ghiozzi, d'accordo? E arrivo al punto di quello che hanno prodotto i ragazzi, ve lo faccio subito vedere. È molto... Ecco, questi sono prodotti fatti dai miei ragazzi di quinta, d'accordo? Si sono sbizzarriti con gli chef e abbiamo invitato i pescatori a mangiarli. Quindi quando sono arrivati in cucina ho detto, beh, con questi prodotti fatti delle robe del genere, si sono resi conto anche della capacità notevole dei miei ragazzi. Contate sempre che sono ragazzi di 14 fino a 18 anni. Questa è una terza, per esempio, d'accordo? Quindi, cosa ha creato il Pricefish? Quello che ho detto prima, cioè esportare un prodotto che, come diceva Pier Giorgio, spero che non scemi nel tempo, ma si amplifichi, e andare a supportare quei due filoni della communication, che è fondamentale. Cioè, lui diceva anche lo chef prima, insegnare ad utilizzare i prodotti ecosostenibili, ma prodotti di qualità, perché spesso si punta sulla quantità e viene prevaricata la qualità, che è fondamentale. Poi, visto dove abitiamo noi, i prodotti sono di altissima qualità. E quindi l'altro processo è quello di diminuire la filiera facendo che cosa? Questo l'ha fatto il tecnico, come diceva Pier Giorgio prima, abbiamo anche un ramo di ragionieri del turismo qui da noi. Cosa hanno fatto? Hanno creato un'applicazione in maniera da abbattere alcune catene della GDO, d'accordo? Della grande distribuzione, come Amazon. In pratica io clicco sull'applicazione, clicco sulla specie che voglio e il ristoratore ha a chilometro zero, noi abbiamo chiamato centimetro zero, il prodotto fresco sul momento. Questo è quello che abbiamo fatto. Quindi il Price ci ha permesso, anche con gli stakeholder presenti, di amplificare conoscenze che i ragazzi avevano già, ma hanno amplificato all'estremo, diciamo. Questo è quello che abbiamo fatto, Pier Giorgio. Questi sono tutti i piatti prodotti da loro. Io credo che questa presentazione sia veramente un grande esempio di che cosa può fare un progetto europeo di comunicazione. Un progetto europeo che mira a coordinare fra loro i partner che si affacciano su questo mare. E soprattutto questa esperienza dei ragazzi, questa capacità che una scuola come questa ha offerto ai ragazzi di poter andare in mare, fare, cioè la richiesta di utilizzare uno strumento sostenibile dal punto di vista ambientale e poi vedere loro stessi che cosa vuol dire portarlo sul piatto, l'integrazione con il turismo, perché oggi la pesca è anche turismo. Cioè io dico sempre che i milanesi che vengono, i tedeschi che vengono in vacanza sulle coste dalmate o sulle coste adriatiche romagnole o venete o delle altre parti dell'Adriatico devono portarsi a casa il sogno dell'Adriatico e magari ritrovarlo in alcune specie particolari che riusciamo, o in alcuni piatti particolari che riusciamo a confezionargli, fargli rimanere nella mente in modo tale che li possano magari riprodurre trovando qualche nostro prodotto sui banchi del pesce delle loro città, anche se questo sappiamo che il pesce è limitato e quindi non è che possiamo, lo sfruttamento soprattutto a livello locale, quindi l'idea del chilometro zero del rapporto fra il pescatore e il ristoratore, sempre di più il pesce si mangia, il pesce fresco si mangia nei ristoranti. Quindi sempre di più è importante questo rapporto perché permette che non ci sia prodotto invenduto e quindi ci siano anche, avendo una pletora di compratori maggiori, il prezzo possa anche essere adeguato a quello che effettivamente ha avuto come costi di produzione. Perché purtroppo non dimentichiamoci mai che abbiamo avuto delle situazioni in alcuni momenti in cui il costo di produzione, cioè della pesca, era inferiore al prezzo poi che si riusciva a mettere il prodotto sul mercato. Questo perché? Perché spesso e volentieri si pensa che tanto i pescatori sono usciti, quello che hanno trovato e devono vendere. No, i prodotti hanno dei loro costi di produzione di cui non possiamo non tenere conto. Se c'è Vadis Paesanti, che lo vedo, se riesce a intervenire. Riesce a intervenire, Vadis?
Non ti sentiamo, Vadi, sei silenzioso e ti vediamo in macchina. Magari quando ti fermi, poi mi fai un cenno e intervieni? Vadis, quando ti... vediamo se Vadis dopo si ferma, lo facciamo... Ci sei, Vadis? Devi attivare il microfono. Hai il microfono disattivato, Vadis. Niente. Allora... chiamo in causa Valentina Tiepidino, che è di, come dicevamo, l'autrice di un importante Atlante dei pesci, e che soprattutto con la sua grande opera di biologa giornalista, situazione non facile da riscontrare. Magari Vadi, se ci senti dopo, quando sei fermo, che ti vedo fermo, ti chiedo di intervenire, perché adesso c'è il microfono che non funziona il tuo. Valentina Tiepidino, dicevamo, è una biologa che si è dedicata alla divulgazione e quindi ha scoperto questa sua vena giornalistica fin da giovanissima. Ha creato una grande rivista che è Eurofish Market, che è una rivista che in qualche modo contribuisce anche con i canali social a diffondere la conoscenza di un prodotto. Sì, grazie. Grazie. Vai Valentina, a te la parola. Grazie Pier Giorgio, intanto per questo invito. Io amo tantissimo questo progetto perché lo trovo molto concreto. Ho avuto la fortuna di partecipare a diversi eventi utili alla promozione del progetto, essere in contatto con diversi partner del progetto proprio per la questione della comunicazione, che mi hanno sempre aggiornato sui risultati. Oggi ho appreso anche delle cose nuove, e quello che più mi piace, parlando di comunicazione, è che oggi, come un po' si è sentito dire anche prima, tutti si riempono molto la bocca con la questione di sostenibilità. Adesso bisogna avere un prodotto sostenibile, nella cucina se ne parla tanto, però c'è bisogno di concretezza. E a me piace molto il fatto che Pricefish proprio punta sul fornire dei riferimenti concreti a chi vuole davvero fare una cucina di pesce sostenibile, soprattutto alla ristorazione, che trovo oggi spesso confusa su questo argomento, nel senso che, ripeto, non è assolutamente semplice, anche perché non esiste una definizione di legge di sostenibilità e esistono pochi riferimenti anche istituzionali su questo argomento. Certo, il pesce che si trova in commercio deve essere pescato seguendo delle regole, rispettando la legge, non pescando prodotto che sostanzialmente è sotto misura, che sono poi le regole che ci sono oggi, che sono giustamente imposte, pescato con attrezzature consentite e da barche che sono autorizzate, quindi diciamo rispettando anche i fermo pesca. Insomma, ci sono una serie di criteri, però a parte che ho visto che molti di questi criteri non sono neanche conosciuti dei più, parlo di ristoratori ma anche di consumatori, e mi riferisco in questo caso ad esempio alle taglie minime. Adesso non so se riesco a condividere rapidamente lo schermo per fare vedere un attimo. For example. Cioè, ora qui avevo preparato una cosa veloce che non so se l'ho finito. Ok, schermo, così cattura avanzate. Non riesco a capire dove. Ha un comando in basso che si chiama condividi schermo. Condividi. Funzionando. Voi vedete qualcosa? No. Sì, stiamo vedendo. Ah, ok, perfetto. E, allora, dicevo, partendo proprio dalle taglie minime a cui facevo riferimento, sembrano, cioè, per gli addetti ai lavori scontate, ma vi assicuro che sia tra i consumatori che tra i ristoratori molti non sanno neanche dell'esistenza di queste taglie minime. Non è facile reperire le tabelle, non si sa come bisogna misurare i pesci, ma anche i crostacei, anche i molluschi, perché dentro ci sono tutta questa serie di specie. Non sono tante le taglie, si differenziano in base se l'origine, appunto, in questo caso non interessa l'origine, è mediterranea o dell'Atlantico, anche che cambiano da un oceano mare all'altro.
La cosa è questa, che ripeto, mi piace Pricefish perché è importante fornire sempre di più e ricercare, quindi prima di fornire, dei parametri oggettivi, perché un cuoco, perché un consumatore, quando fa una scelta, dica: bene, ho fatto una scelta che è più sostenibile rispetto ad un'altra. Quindi questo potrebbe essere proprio magari andare ad acquistare un prodotto che, come si vedeva prima, è stato pescato con un'attrezzatura proprio molto selettiva, che viene indicata in qualche maniera, che viene pescata in un modo particolare. Faceva prima l'esempio lo chef Leoni sulla l'organizzazione dei produttori Bivalvia, quindi sostanzialmente che va ad operare nel rispetto del mare con un approccio che è particolare, oltre che certificato, quindi andandosi a organizzare tra produttori, quindi tra circa 300 produttori in un modo ordinato, che questo è molto importante, sempre di più sarà importante anche andare a organizzare i produttori di modo che vadano a fare una pesca sempre più rispondente a quello che è anche la domanda, perché oggi un grosso problema della produzione è che si esce nella pesca e poi si porta a casa il tutto, e poi parte che, se ce n'è tanto, c'è anche un ribasso dei prezzi, c'è anche una svendita, c'è anche a volte purtroppo uno smaltimento di questo prodotto che è troppo fresco. Quindi bisogna assolutamente organizzarsi, come ho visto fare a Pricefish, anche l'istituto, l'organizzazione Omega 3 ha portato queste ricerche interessantissime sull'aumentare la shelf life. Ne pesco tanto, lo vado a lavorare immediatamente con trattamenti di atmosfera modificata o altri trattamenti che aiutano il prodotto ad avere una nuova vita commerciale utile, a non essere più necessariamente svenduti, ma anzi prendono un valore aggiunto, hanno dei tempi commerciali molto più lunghi, sia per il mercato italiano, ma anche poi si apre un mercato anche internazionale, se andiamo poi a lavorare molto sul discorso della comunicazione corretta del progetto che c'è dietro, quindi lo storytelling del prodotto, che è quello che appunto anche abbiamo visto anche attraverso i video oggi, è bello raccontare proprio cosa c'è dietro tutte queste progettualità. Allora, non entro nel merito adesso di dettagli relativamente a quello che avevo portato, una presentazione molto generica, perché avevo deciso di ascoltare tutti i relatori prima di me, di capire cosa potevo aggiungere o cosa potevo dire in riferimento soprattutto a quello che vedo operando ormai da 20 anni in questo ambito. Mi sembra che le cose che ho detto sono quelle che secondo me sono assolutamente prioritarie, quindi sicuramente andare avanti con progetti di questo tipo, che devono entrare proprio modello, aiutare aziende e operatori nella ristorazione, ma anche consumatori, a capire meglio il senso di questa sostenibilità, formandoli a vari livelli su quello che può rappresentare, quindi da tutti i punti di vista, una maggiore organizzazione, ripeto, la questione delle taglie, una pesca più sostenibile, però concreta. Cioè, io credo il marchio serve per far capire che si è fatto qualcosa, però io credo che alla fine, lavorando tanto con le associazioni dei consumatori, quello che mi viene richiesto è dire: io devo capire, allora, perché questo prodotto è più sostenibile? Dimmi un motivo facile che posso capire, per cui posso anche decidere di spendere di più, perché sono più sensibile a questo argomento, di più perché effettivamente voglio contribuire al sostenimento della risorsa. Però io glielo devo fornire in modo facile, perché diversamente dire è così, fidati, oppure è così, guarda il numero verde, oppure è una tecnica che è più sostenibile, cioè devo dare un significato. Quindi a me piace, ripeto, dirgli perché questi produttori, se pescano troppo, vanno a trasformare il prodotto, che quindi non lo devono smaltire, non lo devono svendere, eccetera, oppure pescano, avevo visto l'altra volta ad Ancona, sempre il progetto Price, lo pesco senza stressarlo e attraverso questo sistema nuovo che si vedeva che veniva aspirato sostanzialmente il pesce
dal mare e veniva poi inserito nel, per stoccarlo in barca. Oppure vado a ottimizzare delle tecniche di pesca, come abbiamo visto prima, che ha mostrato il direttore dell'istituto tecnico, proprio andiamo a ottimizzare ancora di più, a rendere più selettivi determinati sistemi di pesca. E sono d'accordo sul fatto che, e la dimostrazione, poi sono anche i dati che ce lo dimostrano, che sostanzialmente mangeremo chiaramente sempre più prodotto di allevamento, ma il pescato sarà sempre di meno per tutta una serie di motivi, ma dobbiamo fare in modo che sia il più possibile valorizzato, cioè pescato con criterio ma anche valorizzato al meglio. Quindi esco, ne vale la pena e sostanzialmente poi lo consumo di meno, ma anche lo capisco meglio ed è di maggiore qualità, perché questo è un po' il discorso, ecco. Perché io volevo sentire anche l'Università di Bologna qual è il sostentamento che può dare a questa cosa, poi ti ritorneremo, Valentino, un secondo dopo. Perché le tue parole, ti ho fermato perché le tue parole credo siano importantissime, queste ultime parole, su cui prego un po' tutti di riflettere, ovvero bisogna valutare la pesca del domani. Qui siamo di fronte a dei cambiamenti epocali per quanto riguarda la pesca. Probabilmente se non vogliamo perdere questa grande tradizione di storia che c'è dietro la pesca, dobbiamo in qualche modo sapere che forse strumenti antichi torneranno. La pesca, per quanto riguarda le popolazioni adriatiche, nasce come pesca strascico alla fine del 600, con l'invenzione da parte dei chioggiotti di una particolare imbarcazione che permetteva lo strascico, cosa che prima non c'era, e in questi 200 anni si è sempre evoluta fino ad arrivare a delle situazioni limite negli anni 70 e 80, quando addirittura sul pesce azzurro si interveniva in Italia si interveniva con lo Stato per fare degli acquisti del surplus di prodotto e trasformarlo in mangime finalizzato a mantenere il prezzo. Ecco, questo purtroppo sono quelle cose che fortunatamente non dobbiamo più permetterci, perché oggi sempre di più vogliamo dei prodotti di qualità. Ce ne saranno di meno, probabilmente si tratterà di riuscire a capire quali sono i nuovi sistemi di commercializzazione che permettono di mantenere il prezzo, ma questo cambiamento verso sistemi forse più antichi, che sono quelli della posta, ma in continua evoluzione, come ci ha raccontato prima Alberto, perché in realtà questi vecchi strumenti, che sono le nassi, i cogolli, la rete da posta, possono essere evolversi per poter fare delle pesche più selettive e quindi portare poi i prodotti alla tavola che in realtà sono i prodotti migliori, che possono essere che rincontrano di più anche la capacità di essere cucinati in modi sempre più interessanti per quanto riguarda i consumatori. Pietro Roccoli dell'Università di Bologna, Scienze dell'Alimentazione di Cesena, forse ci può dire qualche cosa però sugli aspetti della garanzia anche della salubrità dei prodotti della pesca, oltre che della sostenibilità dei prodotti della pesca. Come facciamo, Roccoli, a essere, cosa può fare il Dipartimento di Scienze dell'Alimentazione e della Sicurezza Alimentare per dirci che in realtà quello che stiamo mangiando è veramente un prodotto che vale la pena di mangiare? Basta il chilometro zero oppure dobbiamo prestare attenzione a qualche cos'altro? Prego Pietro, raccontaci un po' cosa può fare Distal per i consumatori, per i produttori e per i trasformatori. Bene, grazie Pier Giorgio, buongiorno a tutti. Mi sentite, vedete PowerPoint? Spero di sì. Almeno ci siamo molto addestrati. Lo vediamo bene, grazie. Ok,
in questo periodo di didattica a distanza. Cosa può fare? Può fare quello che in qualche modo abbiamo già cominciato a fare, direi, all'interno dell'attività di PriceFish. Il nostro gruppo di ricerca in particolare dell'Università di Bologna si occupa di trasformazione e quindi il nostro intervento all'interno della catena produttiva di distribuzione si colloca tra virgolette il post raccolta e il prodotto appunto il consumo da parte del consumatore. E il consumatore cosa si aspetta ormai dai prodotti alimentari? In passato diciamo che le esigenze erano sicuramente diverse, si parlava di disponibilità del cibo e di potersi alimentare. Oggi come oggi siamo diventati decisamente e giustamente direi più esigenti in termini di qualità, di benefici per la salute, ma anche di attributi sensoriali ovviamente, perché non dimentichiamo il ruolo edonistico degli alimenti. Ovviamente la sicurezza dei prodotti è sempre un prerequisito di qualità, cioè qualcosa che viene prima della qualità intrinseca. Prima di tutto un prodotto non deve fare male. Inoltre ovviamente c'è un discorso economico di costi del prodotto, ma anche di comodità di utilizzo o contenuto in servizio. Ecco, visto anche i nostri ritmi di vita, direi che questo è sicuramente un aspetto molto molto importante. E nel prodotto ittico il contenuto in servizio, quindi il fatto di avere un prodotto comodo per essere utilizzato, è sicuramente un valore aggiunto che ormai diventa, secondo me, essenziale. C'è poi tutto quello che avete già introdotto relativamente al riutilizzo dei sottoprodotti, ne vedremo qualche esempio in questa rapida carrellata di tecnologie e di applicazioni, nonché la sostenibilità quindi di tutta la filiera. Perché i prodotti ittici sono così, diciamo, critici da un punto di vista della shelf life? Perché sono, prima di tutto, perché c'è una tradizione di consumo di un prodotto fresco. Tipicamente, ad esclusione delle conserve tradizionali, appunto dei canned food cosiddetti, tipicamente un prodotto ittico è un prodotto che il consumatore percepisce bene quando è fresco e quando viene acquistato appunto intero o sfilettato o lavorato sul momento. Tuttavia sono prodotti che hanno problematiche interessanti e importanti di stabilità, perché hanno un pH poco acido, perché hanno attività dell'acqua molto elevata, hanno presenza di enzimi, microrganismi, fenomeni anche a carico delle amine biogene, che quindi ne vanno a influenzare rapidamente la qualità e la sicurezza anche del prodotto finito. Cosa viene fatto sul fresco? E partiamo un po' dalla fine, cioè dalle temperature di conservazione, dalla catena del freddo, nonché dal confezionamento. Tipicamente nei paesi scandinavi ormai è una realtà il cosiddetto super chilling, quindi la possibilità di mantenerlo a qualche grado sotto lo zero, meno 1, meno 2, meno 3, meno 5, sulla base delle caratteristiche del prodotto, e quindi avere un'acqua sottoraffreddata che però non è allo stato solido, e questo tipo di abbassamento di temperatura di quegli 8-10 gradi rispetto a quelle che sono le temperature tradizionali di refrigerazione può arrivare ad avere un prodotto eviscerato, ad esempio come questo salmone qua, che ha shelf life di 20, 25, 30 giorni, semplicemente lavorando sulla catena del freddo, mantenendo appunto queste temperature di sottoraffreddamento dell'acqua. Qual è la realtà? La realtà, e questo è uno studio che abbiamo fatto, una valutazione insieme appunto agli amici, direi, dell'azienda Ecopesce di Cesenatico, la realtà, perlomeno in Italia, è questa, che abbiamo una catena distributiva che dal trasporto primario alla distribuzione, al trasporto secondario, allo stoccaggio nei punti vendita, al trasporto da parte del consumatore fino alla refrigerazione domestica, è molto molto lontana da questa situazione ottimale di super chilling. Andiamo dai 4 fino anche 12, 7, 20 e quindi temperature estremamente elevate, e guardate che aumentare di 5 o 10 gradi la temperatura anche in regime di refrigerazione vuol dire ridurre la shelf life da 10-12 giorni a qualche giorno, quindi parliamo di effetti devastanti, soprattutto per il prodotto ittico. E qui potrebbero essere molto molto utili i cosiddetti imballaggi intelligenti, no? Che hanno degli indicatori tempo-temperatura che
che sono testimoni di un eventuale abuso termico durante appunto la vita del prodotto, e quindi sono testimoni di un prodotto che potrebbe non essere più idoneo o sicuro, comunque non più di qualità. Perché non sono applicati in Italia? Lasciamo un po' la domanda in sospeso, probabilmente perché ci sono delle responsabilità che non vogliono essere in qualche modo individuate appunto nella catena del freddo e nella gestione della catena del freddo. Importantissimo quindi per prima cosa, prima di parlare di processi, parlare di temperature, modalità di confezionamento e modalità di conservazione. Tra le tecnologie innovative che abbiamo sviluppato all'interno del PriceFish, ovviamente in collaborazione con i partner industriali, sicuramente le alte pressioni statiche sono estremamente interessanti. È un trattamento a freddo, quindi dove le temperature durante il processo non raggiungono mai livelli superiori ai 10-12 gradi, quando appunto si applica questo trattamento con un sistema di raffreddamento. E qui, giusto per darvi qualche indicazione anche tecnica, in collaborazione con l'HPP Italia, che è un altro partner industriale con il quale collaboriamo da molti anni, ho utilizzato questa rappresentazione schematica del processo proprio per darvi qualche idea. Abbiamo un prodotto già confezionato che entra all'interno di cestioni che entrano poi al loro interno in una camera, che entra poi in una successiva camera che viene riempita con l'acqua attraverso l'applicazione di pompe estremamente potenti chiamate intensificatori. Quest'acqua esercita una pressione sull'alimento che deve ovviamente essere confezionato in confezioni flessibili, quindi sottovuoto, skin packaging o vaschetta. E queste pressioni, che sono nell'ordine di grandezza di 5-6 volte quella che è la pressione nella fossa delle Marianne, per intenderci, quindi parliamo di pressioni elevatissime, vanno a inattivare i microrganismi, con un effetto che è paragonabile alla pastorizzazione termica. Vuol dire uccidere tutte le forme vegetative di microrganismi, ovviamente non uccidere le spore, perché non stiamo parlando di sterilizzazione, vuol dire però avere shelf life estremamente prolungate, sempre mantenendo tuttavia la catena del prodotto refrigerato. Quindi, come vi dicevo, lo skin packaging, il vacuum packaging o il sottovuoto in imballaggi plastici flessibili sono sicuramente quelli più applicati. E qui qualche esempio che di prodotti che abbiamo sviluppato in altri contesti di ricerca. Ancora hamburger di pesce, di gambero o insaccati, tra virgolette, di gambero, anche con addizione appunto di alghe e cose abbastanza particolari. Però abbiamo shelf life che da una settimana passano a 30 giorni o da una settimana a 3-4 settimane per quel che riguarda il salmone, che è comunque caratterizzato da una leggera perdita di colore. Quindi capite bene che nell'ottica della sostenibilità avere questo margine di manovra del prodotto è estremamente interessante. Questa è un'applicazione ulteriore delle alte pressioni, giusto per farvi vedere qualcosa di estremamente scenografico. È la separazione del carapace di un prodotto di alto valore aggiunto come il lobster, che adesso non mi viene in italiano, l'aragosta, ok? Vedete, addirittura le antenne si riesce a separare dal carapace con una resa del 100%. Tante applicazioni già presenti in tutto il mondo, sull'ittico, sulle ostriche, sui shellfish, eccetera, eccetera. Seconda tecnologia conosciuta e sviluppata all'interno del PriceFish in prodotti concreti è il confezionamento in atmosfera protettiva, ma non quello convenzionale, quindi con azoto, CO2, con gas innovativi ovviamente permessi per il confezionamento degli alimenti. Il test è stato fatto, è derivato da una ricerca dove abbiamo visto importanti effetti in termini di inibizione, soprattutto degli indici ossidativi, con, vedete, a 12 giorni dei livelli di ossidazione che erano molto molto simili al pesce fresco, mentre invece un confezionato in aria raggiungeva livelli estremamente elevati. Quindi all'interno del PriceFish che cosa abbiamo fatto? Qual è stato il nostro contributo? Collaborare con i produttori e con gli utilizzatori di determinate tecnologie per creare prodotti nuovi proprio nell'ottica della sostenibilità. E qui abbiamo trovato interlocutori estremamente preparati, interlocutori estremamente aperti, che sentivano effettivamente questa esigenza, come l'azienda Omega 3, Istra e Pescaori.
qualche dato, andando rapidamente alle ultime slide, queste sardine in queste atmosfere protettive, poi sanificate anche con l'utilizzo di altre innovazioni, vedete, arrivavano a 13 giorni di shelf life con una qualità estremamente, estremamente elevata. Le alte pressioni applicate poi alle vongole con la collaborazione dell'azienda Bivalvia dei Pescaori hanno dato modo di testare prodotti estremamente interessanti, alcuni sono andati molto bene, altri un po' meno. Sicuramente a livello di sanificazione microbica questo trattamento ha ancora una volta confermato le sue grandissime potenzialità, fino ad arrivare all'hamburger che Ivan prima stava descrivendo, quindi che abbiamo realizzato in collaborazione con un'altra azienda, questa volta del Nord Italia, che è Cibersalute o Gastecvesta, ha cambiato mi sa nome recentemente. Questi hamburger così formulati e prodotti erano stabilizzati a loro volta con le alte pressioni, quindi con gambero, cefalo per strutturare il prodotto e anche qualche ingrediente, ovviamente sempre clean label, per ottenere un prodotto di questo tipo, con shelf life di 30 giorni. E quindi capite bene il margine di sviluppo e di miglioramento in termini di stabilità. Qualche spunto relativamente invece a quelli che sono processi estremamente più nuovi rispetto a quanto visto, il gas plasma è il quarto stato della materia. Quindi passando da solido, liquido a gassoso, possiamo aumentare ancora l'energia della materia attraverso la ionizzazione, come succede nell'aria quando durante un temporale ci sono dei fulmini che la ionizzano. E quindi il plasma è ricchissimo di specie reattive, elettroni, ozono, radicali dell'azoto, che possono sanificare anche attraverso l'utilizzo di un gas o di un'acqua all'interno della quale andiamo a creare questo plasma. Quindi è un po' il principio dell'ozono, ma estremamente potenziato, proprio perché l'effetto sanificante è un contributo di tanti effetti parziali di UV, appunto in specie radicaliche differenti. Ci sono già studi estremamente promettenti e interessanti su filetti di pesce fresco, su prodotti eviscerati, che hanno veramente dimostrato come è un trattamento sanificante che non utilizza sostanze chimiche, che non utilizza additivi chimici nel prodotto, che non lascia residui, ma che prolunga in maniera importantissima la shelf life dei prodotti, che va ottimizzato e va studiato, ovviamente, e questo è il nostro ruolo. Alto ed ultimo trattamento, i campi elettrici pulsati. Le aziende produttrici di patate in Italia ormai ce l'hanno tutti, quindi elettroporare un tessuto vegetale per aumentare il mass transfer durante l'essiccamento, la frittura, eccetera. E noi lo abbiamo testato sul littico per vedere attraverso la marinatura se questa elettroporazione è stata utilizzata per mettere il gene nella cellula clonata della pecora Dolly, per farvi capire l'utilizzo anche medicale. Ecco, questo invece adesso è una tecnologia a freddo, innovativa, sicura, che viene applicata in maniera estremamente importante nel settore vegetale, ma nel settore animale ancora necessita di grandi studi. E quello che stiamo facendo ci sta dando grandi soddisfazioni a livello di aumento appunto di mass transfer, e quindi vuol dire ridurre i processi, aumentare la sicurezza, ridurre lo sviluppo microbico. Ultimo esempio, non poteva mancare la canocchia, questo prodotto così amato e così presente nell'Adriatico. Questa un'altra ricerca fatta in collaborazione con Ecopesce di Casali Roberto di Cesenatico. La canocchia separata meccanicamente da modo di ottenere una polpa con una stabilità estremamente elevata da poter utilizzare surgelata, da poter utilizzare poi come semilavorato. Però dal carapace è possibile tirarci fuori la chitina e poi diminuendo il peso molecolare e destrutturando la chitina possiamo ottenere il chitosano. Guardate che il chitosano è quello utilizzato anche per fare il filo per cicatrizzare o che viene utilizzato nelle operazioni, con costi e un valore aggiunto estremamente elevato. Quindi quante cose dobbiamo ancora fare? E l'importante è che la ricerca collabori con le aziende. Le aziende che fanno prodotti, ma anche le aziende che producono e sviluppano tecnologie. Perché abbiamo bisogno di tutti questi contributi. Grazie. Un po' di esempi di prodotti, vedete, estremamente interessanti. Ci stai lanciando nel futuro, ci stai lanciando. Adesso però torniamo al presente, Pier Giorgio, guarda qua. Questa è la regione Emilia-Romagna, questa è una pubblicazione dei colleghi
di Ravenna che mi ha mandato qualche giorno fa Alessia Cariani, la coordinatrice del Prodetto, e questo è quanto sprechiamo ancora in Emilia-Romagna. E questo è solo focalizzato su supermercati, pescherie e ristoranti. Quindi anche su questo dobbiamo ragionare attentamente, perché il pesce, come dicevo prima, è una risorsa che non si può sprecare. Assolutamente sì. Voglio, scusami se ti interrompo, e poi qui in questo studio non sono considerati gli sprechi sulle barche da pesca e sui mercati dopo le aste, che nessuno sa bene quanto siano, come parlavamo, no, l'altro giorno a Ferrara, ma sono sicuramente ancora più importanti. Finisco con questa sorta di provocazione: proteine alternative, insetti, tutto quello che vediamo svilupparsi, guardate che bei prodottini, all'ora di pranzo ci troviamo sulla sinistra, e intanto sprechiamo ancora così tanto buon pescato, e magari nelle scuole anche dell'Emilia Romagna troviamo del pangasio, dell'alibut, mentre sprechiamo il pesce pescato nell'Adriatico. Grazie. Anche perché ricordiamo, grazie veramente Pietro, perché ricordiamo una cosa, che il pesce pescato è forse la più grande riserva di proteine a costo bassissimo che abbiamo, per cui non sprecarlo anche per questo, in previsione di quello che succede, non dobbiamo sprecare niente del pesce. L'idea che si arriva al chitosan credo sia veramente significativo di quanto comunque anche la scienza può fare per certe specie di pesce, non per tutte. Però una domanda, Pietro consumatore. Ma Pietro, ti fidi di questi prodotti? Andresti in un ristorante che ti propone questi prodotti, oppure andresti nel ristorante, nella trattoria solita, che prende il pesce e lo butta sul fuoco e magari non ha rispettato e non sa neanche qual è la catena del freddo che ha rispettato quel pesce? Non so, è una domanda un po' pleonastica, però... Mi chiedevo se tutti i fidi, cioè, e soprattutto se le qualità organolettiche vengono conservate con queste situazioni. Tieni conto che io adesso sono collegato da Parma, dove ho la mia famiglia, quindi ovviamente a Parma il mare non c'è. Da romagnolo, nato a Cesenatico, quando trovo, non so, Gino il Matto nella campagna riminese, dove le zdore ti cuociono i sardoni nella graticola, pescati la mattina stessa, ovviamente mi si spezza il cuore e ci vado sempre molto molto volentieri. Tuttavia è arrivato il momento di fare questo salto, soprattutto in quelle realtà. Se torniamo alla cartina dell'Emilia Romagna, gli sprechi maggiori li abbiamo nelle città lontane dal mare, proprio perché c'è una distribuzione e c'è è già. Quindi la risposta è non lo so. Per giorno. Però insomma, diciamo che però insomma la qualità organolettica queste situazioni la mantengono, ecco. Certo, assolutamente. Cioè, la vostra ricerca mi sembra di aver capito che è anche una ricerca non semplicemente di mettere del pesce a freddo, diciamo così, ma è una ricerca di mettere il pesce a freddo senza che si rompano gli aspetti molecolari che danno quelle qualità organolettiche al pesce. Capito male, insomma. Assolutamente, il futuro dei processi, ma anche nel settore vegetale, è sempre più non termico. Quindi non... L'ultimo, prima di chiudere, che ormai ci arriviamo alla chiusura, Vadis Paesanti, riesci a collegarti, Vadis? Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Ah, okay. Vadis Paesanti è il responsabile di Federcopesca, è anche un pescatore, ci ha raggiunto un po' più tardi perché questa mattina Vadis è anche un pescatore e un allevatore di vongole, oltre che un pescatore perché ha anche questa storia alle sue spalle, oggi è più un allevatore di vongole, ma è un grande esperto sia degli aspetti culinari del prodotti ittici. E su questo argomento la sa sicuramente lunga, e vorrei che portassi un po' l'idea dei pescatori e di che cosa, visto che lui costituisce la vera interfaccia fra tutto questo mondo che oggi ha parlato e i pescatori, un po' come Andrea e Ivan lo fanno per la Croazia, sicuramente il polso della situazione Vadis ce l'ha. E proprio liberamente volevo un suo parere su che cosa ne pensa di una
di una creazione di maggior valore aggiunto a fronte di una minore pesca che possono realizzare i pescatori, anche se sappiamo qual è il contesto generale in cui ci stiamo muovendo. Prego, Vadis. PG, mi dai buongiorno a tutti. Intanto, buongiorno. Grazie mille per questo invito. Tanti interventi molto interessanti. Da ultimo, quello del professore dell'Università di Bologna, che è giusto che chi ha quel ruolo studi, insomma, sia sempre work in progress, come si dice, sempre di più. E magari, che è interessantissima quella della cannocchia che va a estrapolare quel filo, eccetera. C'è molto da imparare, c'è molto da studiare, probabilmente nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, è già un detto millenario, e quindi ben venga che non si debba buttare via nulla, perché sicuramente tutto è utile in quel che è la blue economy. Parlando di mare, abbiamo appena finito la fiera Silogy, dove in quelle tre giorni sono state tantissime tematiche, la stessa regione presente appunto con Price Fish e tutte le tematiche che avete parlato stamattina. Io però devo fare, visto l'assist del dottor Pier Giorgio Vasi, liberamente, sono d'accordo anch'io su tutto, devo fare una sorta di controparte, ma non controparte per dire quel che si è detto di tutti gli interventi, non è così, e dal mondo dell'acquacoltura, o meglio ancora della pesca, non siamo d'accordo. Due passaggi faccio fondamentali. Uno, oggi avremmo una riunione a livello nazionale, un direttivo nazionale, dove arriva la ultima bozza proposta da parte del Ministero e di fatto però da Bruxelles su quello che sarà all'interno delle GSA nostre, dal Tirreno all'Adriatico, quante giornate in pesca in base al fuorituto dell'imbarcazione, fino a 12, da 12 a 24 metri, oltre 24 metri, di quante giornate si dovranno in meno pescare. Porto già un esempio che nella nostra GSA, nella GSA 17, saranno 106 giornate, cioè l'obbligo di pescare di 106 giornate. Faccio presto, dicendo così, chiederemolo, è una frase che ho già detto, al legislatore che ha deciso questo, nonostante lo sforzo di pesca che sia diminuito più del 50% negli ultimi vent'anni, eccetera, eccetera, come possa una famiglia, non un'impresa, perché si parla di impresa, uno dice, vabbè, impresa, sai quante imprese hanno chiuso. Le famiglie, il papà dei bimbi che vive sulla pesca, in questo caso a strascico, come può campare? Uno dice, vabbè, ti arrangi, cambierai mestiere o ti arrangerai. È più questa la risposta del legislatore, no? Ma perché questo? In altri webinar, in uno sono stato mutato, in teoria per sbaglio, ma sono stato mutato. E l'ha fatto un passaggio prima alla domanda che ha fatto dottor Vasi al professore, non ricordo il nome, Pietro di Bologna, non mi ricordo. Il cognome, ha detto, prego? Pietro va benissimo. Roccoli. Grazie professore. Roccoli Pietro. E allora Pier Giorgio ha fatto una bella domanda, ma se tu dovessi mangiare un pesce, andresti con lo stampo da gambero, stampo da triglia, stampo da rombo, stampo da cannocchia e poi una cannocchia stampata in 3D con sicuramente ceci, lenticchie e qualcosa dentro, tu andresti a mangiare quello o andresti a mangiare un sardoncino, una cannocchia, una sogliola, una vongola, eccetera, eccetera? Giusta la domanda. Ci arriveremo, io non ho bisogno di fare abbastanza contrario, ci arriveremo. Ma il passaggio che faccio qual è? È questo, che l'onorevole che siede a Bruxelles e che va al ristorante, che siede a Parigi, a Berlino, a Roma, uno per il portafoglio che ha e due perché arriva dentro, e l'abbiamo visto tutti, è normale, chi più, chi cliente più, cliente meno di quel ristorante, non ho bisogno di dirtelo, oste, io voglio qualcosa di fresco, il congelato glielo dai a chi vuoi tu o chi lo ordina in base al prezzo, ma io voglio della roba fresca. Qual è? Ritorniamo al Medioevo, che chi ha il
il rango, diciamo così, di dover mangiare fresco, poi da dove arriva non me ne frega niente, no? Portavo l'esempio, sono andato anni quando c'era il mio povero babbo a vendere, e vengo poi agli esempi della tavola, visto che sono un rappresentante, ma non solo del nostro settore, della tavola, dei nostri prodotti, come ricordava il dottor Vasi, ma vi parlo del 92, a Venezia, portando le nostre schile, che si andava a dire la schila e il gambero grigio, no? Non il crangon, l'altro, che il prezzo migliore lo si spunta a Venezia, costava allora dalle 40 alle 80 mila lire, no? Ma che viene venduto perché va su quelle tavole. Arrivavano in aeroporto a Venezia gli astici e le aragoste da Cuba, in quanto 6, 7, 8 ore di viaggio con volo diretto, con i cargo. Allora la sostenibilità, ed è questa la mia domanda, no? La sostenibilità la vogliamo a casa nostra, e se la sostenibilità la tengono a Cuba, se la tengono nel delta del Mekong, portandoci pangasio che poi una volta filettato va bene, lo mangiamo ignari o comunque chiudendo gli occhi di quelle che sono le caratteristiche igienico-sanitarie di quei luoghi, e nello stesso tempo importati qui, così come del riso del Myanmar, che usano ancora pesticidi che nella comunità europea non ci sono più da 40 anni, eccetera, pur di dare una mano allo sviluppo di quelle zone. Questa è stata la risposta di un onorevole parlamentare sul riso, che non c'entra niente, ma per intenderci, l'unico modo è non dare soldi e comprare il riso da Myanmar. Qualcuno ha detto: ma i pesticidi, come sono messi con i pesticidi? Che so che là insomma ha fatto un po' così, lo sappiamo, ma è l'unico modo per dare una mano al Myanmar. Quindi noi arriveremo a non pescare più, perché non c'è bisogno delle restrizioni, arriveremo a non pescare più, visto che sempre di meno si dovrà pescare, e una volta che, lo diceva Pier Giorgio Vasi stamattina all'inizio, che occorre una sostenibilità sicuramente ambientale, ma se quella sostenibilità ambientale non va a braccetto di pari passo con sostenibilità economica dell'impresa, ma soprattutto sostenibilità sociale, cioè io chiudo, ma quante famiglie mi rimangono a Ramengo, senza lavoro, e chissà quale lavoro andranno a trovare dove, soprattutto di chi ha fatto 10, 20, 30, 40, 50 anni di strascico, sarà finita. Ma non mancherà il pesce sulle tavole, perché? Perché con la logistica di oggi, eccetera, arriverà in aereo, in tardi, se anche arriva dal mondo asiatico, tardi con voli diretti o con uno scalo a Dubai o a Francoforte, per poi essere smistato in Europa con massimo 24 ore di un prodotto che magari è ancora vivo, fresco, con tutti i metodi di migliorie, di metodi sul tenere, soprattutto il prodotto ittico, ghiaccio, ha spiegato bene prima il professore, non ho bisogno di ripeterlo, eccetera. Ben vengano tutte queste cose, ma se viene a mancare il pescatore, se viene a mancare il contadino, la dico perché ho un contadino amico che ancora mi dà due uova, ho ordinato il capone per Natale, ok, perché lui ha galline, eccetera, dice: vi voglio vedere un giorno con i vostri computer, sono parole sue, che me lo ripete sempre ogni tanto perché è un terra terra, quasi 80 anni, vi voglio vedere con le vostre riunioni, con tutte le vostre cose, io che ho i miei 6 ettari di terra, ma i miei 20 metri con il mio orto, che in poche parole mi faccio, con le mie galline, con le mie faraone, io mangio, voi cosa mangiate con i vostri computer? Quindi questo dà da pensare, no? Al di là di tutto quel che ben venga, le migliorie, eccetera. Il mondo della pesca, e ho finito, è segnato, e chiuderà soprattutto, presa di mira la GSA 17, che è quella che va dal compartimento di Trieste sino al Gargano, ad inizio Gargano. Prima o poi, ma mi sa più prima, chiuderà tutto quel prodotto che noi oggi siamo qui, in quel potremmo arrivare alla tavola dei nostri prodotti, la nostra saraghina, delle nostre seppie, delle nostre... Andato via, dove sei andato? Non ci sarà più. Ben vengano i gamberi 3D stampati, o abbiamo visto l'altro giorno quel ristorante che è il primo a Londra a presentare
carne filetto con stampante 3D che è fatto di una miscela di tutte le proteine vegetali, fagioli, l'avete nominato prima voi, con una leggera colorazione che è la venatura del grasso della carne. È stato il primo che ha deciso di servire carne in 3D, fatta ovviamente di non carne animale, di tutt'altro. Se questo è il mondo, lo accennava prima il prof in un webinar di due giorni fa, di quello che è l'investire in lombrichi, in quello che è investire in grilli, eccetera, che può essere il futuro, anziché 20 ettari di terra destinati a non so quale cereale, è meglio averne uno e allevare grilli, cavallette, eccetera, tutti quelli che sono gli insetti che nel mondo asiatico oramai o sempre di più la fanno da padrona. Io dico che bisogna tenere conto di quella, ho finito davvero, della sostenibilità sociale, perché se chi decide che campa di altro, porta a casa un panino ai propri figli di altro, buon per lui, fortuna sua, e gli altri debbono chiudere, arriveremo un giorno che difficilmente ci guarderemo solo negli occhi, perché mangiare, chi più chi meno, bisogna mangiare, abbiamo bisogno di metterci a tavola quotidianamente noi e i nostri figli. Grazie. Grazie, ti ringrazio veramente tanto di questa importantissima tua testimonianza. Hai delineato un quadro veramente molto preoccupante, lo sappiamo bene. Questi progetti mirano anche a cercare una soluzione che impedisca che questo quadro che tu purtroppo hai delineato vada a fine, a buon fine. Perché noi non vogliamo che vada a buon fine quel quadro così catastrofico. E purtroppo sicuramente tutto questo è basato su incertezza di dati, sul pescato, incertezza di dati sugli stock, che non corrispondono esattamente a quella che è la percezione dei pochi pescatori rimasti. Io ricordo in Emilia-Romagna in 20 anni la flotta è stata ridotta di un terzo, ugualmente nelle Marche. La flotta croata è leggermente superiore perché è arrivata da ultima nella comunità e ci auguriamo che almeno questa non vada dispersa. Ma quello che dobbiamo essere convinti veramente è che non possiamo permetterci, anche dal punto di vista della Coinè Adriatica, cioè di questa grande comunità che ha in realtà un comune denominatore per quanto riguarda l'approccio al mare, l'approccio alla pesca, l'approccio all'acquacultura, vada dispersa. Insomma, non possiamo permetterci che l'Adriatico muoia e soprattutto muoia la pesca nell'Adriatico, perché se muore la pesca nell'Adriatico, in qualche modo muore anche questa nostra caratterizzazione culturale che per secoli e secoli e secoli ha fatto veramente di questo mare un ponte e mai una divisione di confine. Confine è una parola che noi siamo stati abituati a vedere come un punto di fine in cui finiscono le nostre proprietà. Ma in realtà la parola confine porta in sé invece un concetto di unificazione, proprio perché il confine è il confine, cioè il fine di due parti ben precise che si incontrano. Quindi vorrei che questi progetti servissero proprio anche a questo, a immaginare il confine come un punto di incontro e non un punto di divisione. E per fare questo lo dobbiamo fare soprattutto con il settore della pesca e dell'acquacultura, perché ribadisco, i dati che abbiamo non sono corrispondenti a quelli che ci sono, e soprattutto siamo in un mare in cui l'uomo è sempre intervenuto negli ultimi secoli abbastanza con una certa importanza. È un mare questo antropico, per cui il venir meno di quello che è
l'approvvigionamento ittico da parte dell'uomo che da secoli si è intervenuto nel mare può rischiare di creare dei problemi a quella che è la biodiversità. So, se capisco che sembra un assurdo, ma probabilmente non smettere la pesca di determinate specie provoca spesso e volentieri sicuramente l'aumento di specie, di predatori, e questi predatori rischiano poi di distruggere tutto il prodotto, le specie bersaglio, e il risultato è che anche i predatori non ci saranno più. Insomma, non vogliamo un mare vuoto di pesce, vogliamo un mare che sia pieno, dove l'uomo può comunque lavorare per raccontarlo e per poter dare sostentamento ai propri figli. Non vogliamo, e questo credo sia un po' lo scopo di questi progetti, un mare in cui gli armatori stanno nelle grandi città o lontano migliaia di migliaia di chilometri dal mare, credono che la pesca sia solamente un'attività economica in cui bisogna portare a casa il minor costo del prodotto da vendere in fretta, perché questo potrebbe essere il panorama che ci aspetta. Grandi armatori con grandi imbarcazioni, le abbiamo viste anche stamattina, già ci sono in varie parti d'Europa imbarcazioni con 3-4 strascichi, certamente queste fanno economia di scala per quanto riguarda i costi per andare a pescare, ci si mette sopra del personale che non sappiamo neanche se sia sempre pagato con i criteri ormai consoni al nostro diritto del lavoro, e alla fine si porta a casa prodotto e lo si vende. Questo sta avvenendo, purtroppo lo sappiamo bene, negli oceani. Non vogliamo che questo accada negli Adriatico, nei nostri mari, perché non ci sono più i nostri pescatori. I nostri pescatori sono le vere sentinelle dell'ambiente, sono le vere sentinelle della società, sono le vere sentinelle di un'economia vera e reale, non di un'economia costruita a tavolino in base a degli algoritmi, ma di un'economia in cui il pescatore è proprietario della barca ed esce con la barca per cercare di portare a casa il prodotto, ben consapevole che quel mare in cui sta pescando è un mare che va rispettato, perché è un mare che anche domattina deve poterci dare di nuovo dei prodotti, mentre invece la grande pesca industriale sicuramente di questi aspetti non si preoccupa, ma si preoccupa solamente di fare reddito. Ma sappiamo bene che il futuro non può essere sappiamo bene, cerchiamo con questi progetti, Pricefish, Adri Smartfish, tanti altri progetti, Adri Clean, eccetera, tutta una serie di progetti Italia-Croazia hanno costruito un patrimonio in questi 7 anni. Questo patrimonio deve essere ora capitalizzato. Il prossimo settennio ci apre verso un futuro sicuramente importante per quanto riguarda la nuova programmazione. Dobbiamo fare tesoro di questo, quindi uno stop and go bisogna fare sicuramente, tesoro, capire che cosa abbiamo prodotto con questi progetti internazionali di cooperazione, e cercare di dare una mano con i nostri studi e i nostri ragionamenti scientifici che sono stati fatti, anche non solo scientifici ma anche i nostri ragionamenti amministrativi fra le amministrazioni, i nostri ragionamenti produttivi fra organizzazioni di produttori, capire qual è l'aiuto che noi possiamo dare alle amministrazioni per sostenere la prossima programmazione e per sostenere le politiche di gestione del territorio e di gestione del mare prospiciente proprio ai territori più vicini al mare. Io vi ringrazio tutti di questa magnifica mattinata. Penso che una delle cose che mi ha fatto più piacere è sentire Valentina Tiepidino, che ha detto che ha imparato delle cose nuove. Tiepidino che ha imparato delle cose nuove, che è una veramente esperta di tutto il settore, fa veramente piacere. Complimenti, davvero complimenti a tutti. Vuol dire che non è stato un webinar inutile. Progetto
Pricing finisce fra qualche giorno, ci vedremo a Zara con quelli che sono in linea, sono i protagonisti del progetto, i partner del progetto. A Zara ci sarà la conferenza finale il 29 e poi dopo speriamo di rincontrarci per appunto capitalizzare, capire qual è il futuro di queste, di questi cani che abbiamo messo a mollo, di queste grandi, importanti idee e risultati che abbiamo creato con PriceFix. Dottor Vasi, posso interromperla un istante? Assolutamente sì. Le ricordo che abbiamo un piccolo sondaggio finale, se ha piacere di lanciarlo. Ah, sì, scusate, è vero, abbiamo un sondaggio finale. Parta pure col sondaggio, sono 4-5 domande a cui dovete rispondere e poi dopo siete veramente liberi per i saluti. Via col sondaggio. Prima domanda, le abbiamo in italiano e in inglese, sono subito dopo in inglese, purtroppo non siamo riusciti a tradurlo in croato, mi scuso con i colleghi della Croazia. Quindi la prima domanda è: ritieni utile un marchio che attesti la sostenibilità dei prodotti pescati in Adriatico? Se io rispondo, saresti disposto a pagare di più un prodotto ittico con un marchio di sostenibilità? Ricordo a tutti che le risposte sono anonime, quindi non siate timidi. Sì, 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 non abbiate paura, potete trasmettere quello che volete, anche dire: ti fidi dei marchi di sostenibilità esistenti? Tra un prodotto venduto sulla barca senza marchio e un prodotto in pescheria con marchio di sostenibilità, quali compreresti? Vorresti indicato nel menu, dove siamo? Dove sono andato a finire? Vorresti indicato nel menu di un ristorante la provenienza del pesce? Tema molto discusso nell'ambito dell'alimentare, come sapete tutti. E poi un'ultima domanda, al numero 6, vediamo se ci arriviamo, è qua. Preferisci un prodotto trasformato che mantenga il sapore anche senza la forma del pesce oppure a forma di pesce? Ecco qua. Sono un po' timidi i nostri partecipanti. Ragazzi, dovete rispondere a questo sondaggio, dai, veloce, sono 5 domande. Il problema è che dice che si è chiuso prima che potessi inviare una risposta. Non me la fa. Come mai? È ancora attivo, dovrebbe essere ancora attivo. A me non la fa inviare, ma penso anche agli altri. Anche a me. Che stranezza. Io invece l'ho fatto adesso il sondaggio, l'ho inviata. E a me non l'ho finito subito, ma non... Che strano, cosa è successo? Prova a rifarlo partire. Fallo ripartire, dai. Via. Senza il sondaggio non ci danno da mangiare questi problemi, perché già è mezzogiorno e mezza e dobbiamo, ci aspetta. Poi l'appuntamento sarà per fare, adesso coinvolgeremo Leoni perché ci dovrà dare poi qualche ricetta alla fine di tutti questi progetti e ne faremo la ricetta di Prices dovremo fare. Con piacere, anche perché ne ha lavorato di pesce dell'Adriatico. Certo, certo. No, non saprei che problema tecnico abbiamo, ma in ogni caso, se me lo consente, mi permetterei di mandare via mail il questionario ai nostri partecipanti, così anche chi non ha avuto la possibilità di farlo lo assolutamente potrà, sì. Potrà assolutamente fare. Sì. Ma non avete risultati? Nessuno è arrivato come risposta? Sembra che ci sia uno strano problema tecnico, anche l'abbiamo fatto tante volte, non so come mai. Non riesci a rilanciare. Ma lo recuperiamo in seconda battuta, tanto i nostri partecipanti sono assolutamente praticissimi di sondaggio. Io vi ringrazio e quindi vi chiedo questo del migliore sforzo di magari rispondere alle mail che vi arriverà, così possiamo anche poi dopo raccontarvi un po' com'è andato questo sondaggio. Avete visto, sono qualche domanda molto semplice e veramente grazie a tutti, grazie alla Regione, all'Università di Bologna. Anche a Alessia Cariani che vi saluta, ma questa mattina era impegnata a fare lezione, ma noi avevamo dei tempi un po' ristretti. Alessia Cariani è la nostra project manager e qui ringrazio veramente per aver ideato questo progetto che ha dato questi importanti risultati, che sono non un punto di arrivo ma un punto di partenza per il futuro. Grazie e viva PriceFix. Ciao a tutti, arrivederci. Grazie. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao. Grazie a tutti.